Gli invitati a questo focus group sono sostanzialmente i responsabili dei sistemi informativi e tecnologici, nonché responsabili alla transizione del digitale, degli enti, appunto, degli enti presi in considerazione. Per cui la finalità di questo focus group è, come vi accennavo, quello di avviare con voi una riflessione che si chiuderà il 27, prossimo 21. Sulle strategie ovviamente messe in campo dalle vostre amministrazioni e sullo stato dei progetti ICT appunto portati avanti da ciascuno di voi. Ovviamente questo per mettere a fuoco e indirizzare al meglio la formazione rispetto ad attività e processi che ritenete, in quanto appunto responsabili dei sistemi informativi, fondamentali per i candidati. Ovviamente la finalità è quella di arrivare per il 27 prossimo 21 appunto a un piano formativo condiviso e allineato con le vostre esigenze. Come vi avevo accennato, vi ruberò solamente 5 minuti per darvi alcuni elementi sulla fase di formazione e rafforzamento delle competenze che noi andiamo a mettere in campo con questa attività. Quindi, come sapete, il format rispetto al progetto è tenuto a progettare e realizzare un corso in modalità e-learning, quindi tutto erogato online, di 300 ore complessive. E queste 300 ore complessive di learning sono ripartite tra una parte di formazione trasversale, ovvero comune, a tutti i profili messi ovviamente a concorso, quindi sia ICT che amministrativi che appunto quelli relativi alla vigilanza e alla sicurezza e così via, ed è un percorso di 120 ore, e una parte invece specialistica, che è quella che ci vede più direttamente coinvolti per i profili ICT, di 180 ore. Quindi la formazione specialistica intende naturalmente approfondire le conoscenze fondamentali e diciamo così generaliste che qualsiasi candidato a ricoprire un ruolo appunto della pubblica amministrazione deve possedere. Accanto a questo ed in parallelo a questa attività c'è il training on job, quindi come sicuramente sapete le amministrazioni e quindi anche le vostre hanno dato disponibilità ad ospitare i candidati per tutto il periodo di formazione per far sì che il candidato svolga una sessione appunto di training on the job di 800 ore, quindi sul campo i candidati saranno impegnati da subito, quindi in parallelo allo svolgimento del percorso formativo presso le singole amministrazioni. In questo senso, noi riteniamo ovviamente che il percorso formativo e il training on the job debbano essere molto, diciamo così, coerenti tra di loro ed integrati. L'approccio che noi utilizzeremo farà ricorso al classico modello blended learning, nel senso che utilizzeremo in quasi tutte le metodologie che la formazione a distanza ci mette a disposizione per poter realizzare i diversi moduli formativi. Quindi avremo delle sessioni di corso prevalentemente tutto online in apprendimento autonomo con i MOOC e man mano ovviamente andremo verso percorsi più interattivi che vedranno una partecipazione sempre più, diciamo così, attiva, coinvolgente da parte dei partecipanti. Quindi il modello è praticamente quello dell'apprendimento appunto misto tra apprendimento autonomo, assistito con il supporto e lo scaffolding di tutor ovviamente didattici e di apprendimento collaborativo con la realizzazione di attività proprio pratiche strettamente legate al training on the job.
Per darvi un'idea dei tempi, le fasi di erogazione della formazione possono essere in grandi linee suddivise in tre macro fasi. La prima fase di formazione trasversale, pensiamo sia erogabile a partire da fine luglio, quindi già a partire, diciamo, dal 27 più o meno, noi dovremmo essere in linea, saremo in linea con i primi corsi della formazione trasversale. Durerà quindi 4 mesi e si prevedono 8 corsi praticamente di circa 15 ore ciascuno. Okay? In questa fase i candidati verranno pian piano progressivamente inseriti con il training on the job nelle singole amministrazioni. La seconda fase è quella che va da novembre e a febbraio. E prevede l'attivazione dei primi corsi, cioè di tutti i corsi della formazione specialistica, per cui a partire da questa fase, la formazione sarà in parallelo per tutti gli 8 profili specialistici, e mentre gli ultimi 2 mesi saranno riservati alla predisposizione del project work, e sarà caratterizzato sostanzialmente da laboratori online nel quale i candidati saranno supportati da tutor ed esperti ovviamente di contenuto insieme ai referenti delle amministrazioni, ovviamente nel quale il candidato effettuerà il training on the job per la realizzazione appunto di questo lavoro. E poi ci sarà ovviamente il test di fine corso con l'elenco ovviamente con la predisposizione delle graduatorie finali e così via. Ingegner Merola mi dice se è possibile avere una copia di queste slide, assolutamente sì. Alla fine condivideremo sempre attraverso questo strumento di aula virtuale le slide, assolutamente sì. La formazione trasversale, quindi vi ho già diciamo, illustrato finalità e metodologia. Certo, Vedo che dottor poi questo Merola può strumento fare una domanda, può attivare il microfono e io le rispondo. le ore, quelle diciamo indicate in colonna, che cosa fossero. Per più piacere, per esempio, la prima colonna 15 ore di MOOC, 120 ore e 222 ore di training on the job, quindi non riuscivo a capire quelle 120 ore, 120, 120 e 60 ore cosa rappresentassero. Poi, però vedo che è successivo. Allora, le 120 ore sono le ore totali, complessivamente erogate per tutti i profili e Ah, quindi sono sono articolate 120 in 15 ore ore per ciascun MOOC. Esatto. Così come gli 8 corsi di Blended Learning, uguale, qui avremo l'inserimento oltre dei Learning Object per l'apprendimento autonomo, iniziamo ad inserire le attività pratiche, quindi esercitazioni mirate proprio propedeutiche al project work e laboratori in sincrono. E poi abbiamo le Quindi veniva 60 fatto ore online, praticamente sincrone e i asincrone di 15 ore di project work. formazione, le 222 di Se è training, chiaro? okay, e così via gli altri periodi. Esatto. E così via gli altri, sì. Allora, proseguo, vado velocemente avanti. Quindi sulla formazione trasversale abbiamo detto tutto. I contenuti della formazione trasversale li abbiamo individuati, grazie a lei per la domanda, ingegnere. E ovviamente intervenite, alzate la mano ogni volta che avete qualche dubbio, siamo qui per ovviamente chiarirceli tutti. Allora, per quanto riguarda i contenuti, gli 8 MOOC, di cui appunto abbiamo accennato in precedenza, si focalizzano su questi 8 macro contenitori. Naturalmente da padrona tutta la parte relativa all'attività amministrativa, all'attività contrattuale e il lavoro pubblico, insieme all'ordinamento contabile, e gli altri 4, appunto, MOOC sono focalizzati su trasparenza accountability,
policy, politiche di sviluppo per lo sviluppo territoriale, competenze digitali, che è quello che a noi più interessa, no? Per la nostra formazione specialistica, e poi avremo diciamo così, un paio di MOOC rivolto alle competenze, diciamo così, più trasversali di gestione di progetto e soft skill, quindi competenze sostanzialmente trasversali. Per darvi appunto un'idea di come sono più o meno articolati il corso nel tempo, ecco, ingegner Merola, non so se si vede bene, forse possiamo aumentare un pochino lo zoom, ditemi se riuscite un po' ad inquadrare meglio. Abbiamo fatto in modo, cercheremo di fare in modo, che l'impegno per ciascun partecipante per lo studio sia comunque non superiore a 30 ore, ovviamente mensili, alle quali si aggiunge ovviamente l'impegno di training on the job. Okay? Quindi, grosso modo, questa è l'articolazione temporale della formazione trasversale. Ovviamente la progettazione di dettaglio in queste ore è in via di ultimazione e saremo più precisi con i programmi proprio definitivi entro la prossima settimana. Quindi vi daremo aggiornamenti sulla fase trasversale entro la prossima settimana. Detto questo, la formazione specialistica ovviamente è quella che andremo noi a definire grazie al vostro contributo. Quindi sostanzialmente si tratta di 180 ore, tutte da disegnare. E poiché non è possibile ovviamente da parte nostra, da parte dei formatori, andare a sondare il livello di preparazione in entrata, no? I singoli fabbisogni dei candidati, abbiamo pensato che era invece possibile e fattibile tarare il corso invece sulle esigenze delle amministrazioni che hanno fatto esplicita richiesta di questi profili. E questo è il motivo per cui siamo oggi ovviamente riuniti qui. Il vostro ruolo sarà infatti determinante soprattutto non solo nel disegno del percorso specialistico, ma anche nell'individuazione dei contenuti che costituiranno l'oggetto del project work. Quindi il ruolo ovviamente referente dell'amministrazione è proprio determinante a questo fine. Sapete infatti che da regolamento, appunto, il referente dell'amministrazione è individuato dall'amministrazione stessa in funzione dei profili opzionati ovviamente dai bandi ed ha, diciamo, condivide con il tutor, no, di quel corso e con il responsabile di quel corso, diciamo così, l'andamento, il monitoraggio dell'attività. E collabora appunto alla definizione della proposta di project work del candidato, predefinendo con il responsabile ovviamente del corso un piano proprio di lavoro. Per cui la vostra collaborazione, diciamo così, si avvia oggi, ma sarà poi determinante per tutto il percorso ovviamente del candidato. A questo punto ovviamente ho finito. Se non ci sono domande rispetto a questa parte qui di contesto, passerei al vivo ovviamente del focus group. Il focus group diciamo, prevede delle sessioni, ripartito in tre sessioni di confronto, una diciamo così mirata a capire la situazione relativa alla trasformazione digitale, quindi allo stato della digitalizzazione delle vostre amministrazioni, che è prevalente su cui, quella su cui prevalentemente ci concentreremo oggi, e dell'ICT ovviamente in particolare, e poi una fase sulla quale ci soffermeremo sulle vostre attese rispetto alle competenze desiderate, no? Ai settori prioritari di intervento su cui la formazione dovrà intervenire. E l'analizzeremo oggi qui con voi e vi restituiremo poi il 27, ovviamente, una proposta che deriva dagli esiti di questa discussione. Infine, il 27, discuteremo proprio del programma di lavoro da realizzare appunto insieme in merito al project work. Quindi, sulla base di un programma formativo delineato insieme
oggi andremo ad individuare, appunto, a definire il project work. Intanto vedo il dottor Ingegner Petillo che entra nella stanza, accetto il suo ingresso e do il benvenuto all'ingegner Petillo. Buongiorno, ingegnere, se mi sente. La prego di attivare webcam. Noi abbiamo già iniziato da un po' il nostro focus group, ma sarà nostra cura aggiornarla. Buongiorno, buongiorno ingegnere. Se mi dà un piccolo accenno, ecco, se mi attiva l'audio del microfono, mi fa sentire la sua voce per essere sicura che la sentiamo. La sento benissimo. Lei ci sente, ingegnere? Ingegner Pipino, lei ci sente? Ottimo, bene. Allora, guardi, si è perso giusto l'introduzione che recupereremo man mano. Adesso siamo entrati nel vivo delle domande del focus group, che si focalizzano su questi tre aspetti che vede sintetizzata nella slide corrente. Ok? Quindi chiederemo in generale, qual è lo stato dell'arte rispetto alle politiche di digitalizzazione del vostro ente e delle competenze ICT necessarie ad attuare quella strategia? E quali saranno le attese, quali sono le vostre attese in merito a ambiti e settori prioritari su cui la formazione dovrà intervenire? E infine il 27 luglio, quando ci rivedremo appunto fra 2 settimane, condividere un programma di formazione e le materie oggetto del project work. Con me a gestire questo focus group oggi vi presento ovviamente il gruppo, la squadra di lavoro che ci seguirà dall'inizio, spero alla fine di questa sfida. Per noi è una sfida molto molto importante. Ed è l'ingegner Nicola Galotta che insieme al dottor Mauro Morgioni rappresenteranno un po' i punti di riferimento per tutto quello che riguarda la definizione tecnico-scientifica dei contenuti del corso. E poi avremo la dottoressa Federica Michale che è la progettista Instructional designer del nostro corso, nonché tutor del corso appunto ICT, e che oggi avrà sostanzialmente un ruolo di auditor, cioè praticamente da osservatore. Quindi non la vedrete, non la sentirete, ma lei ascolterà tutti noi. Quindi, allora, il dottor Volpe rientra nella stanza. A questo punto vi do solamente alcuni spunti per gestire al meglio la nostra discussione. Ad ogni domanda avremo dei tempi che vi diremo, quindi per ciascuna domanda ciascuno di noi avrà un X minuti di tempo che l'ingegner Galotta appunto vi dirà. Interverremo a turno. Per cui ovviamente vi chiederemo di intervenire attivando il vostro microfono a turno entro i tempi stabiliti e ovviamente cercheremo non per ogni domanda, ma alla fine ovviamente delle domande, di avere le vostre, diciamo così, le vostre considerazioni rispetto a tutto quello che ci siamo appunto detti, e poi avremo un'analisi e una sintesi che condivideremo con voi in chiusura di questo focus group e il 27 prossimo 21. Se è tutto chiaro, se le regole sono chiare, io lascio la parola. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti, spero mi sentiate. Allora, adesso mi collabora con me il dottor Mauro Murgioni, nel quale poi ci dividiamo un po' la moderazione di queste domande. Quali sono l'obiettivo? Alla fine vi porremo 6 domande, nel quale vi chiediamo la cortesia a turno, a giro, di rispondere, attenendovi, diciamo così, a dei tempi per evitare che poi la discussione ecceda
oltre la pianificazione stabilita. Ci interessa quello che voi pensate, ci interessa una sintesi ovviamente di quello che pensate di dover fare. Le domande si articolano sostanzialmente su, come dire, hanno l'obiettivo di indagare su tre tematiche diverse. Quali sono gli argomenti, le tematiche su cui nel breve immaginate di applicare i professionisti, i lavoratori, i CT che acquisirete? Quali sono le tecnologie su cui pensate di utilizzare gli stessi lavoratori? E poi quali sono i metodi di gestione, le modalità anche di lavoro con cui, nel quale si troveranno queste persone a lavorare? Tutto questo ci servirà o per farci dare in maniera diretta da voi quelle che possono essere le vostre esigenze, le vostre criticità, per poter, come dire, iniziare a dare l'imprinting alle persone che si uniranno alle vostre amministrazioni, o per derivare noi in maniera indiretta quello che può essere l'orientamento. Considerate che le domande sono ad ampio spettro, però gli obiettivi che noi abbiamo sono questi, cioè noi non è che vogliamo fare queste domande per conoscere, per impicciarci delle vostre pianificazioni, ma semplicemente per cercare di derivare quello che può essere un know-how di base da poter dare. Considerate che ci troviamo dal punto di vista della formazione con dei punti di attenzione importanti, perché noi abbiamo due categorie, abbiamo i laureati ed abbiamo i diplomati. Sui laureati possiamo immaginare un certo panel, come dire, di informazioni che l'università gli dà, sui diplomati le informazioni su cui possiamo, come dire, mettere a fattor comune e quindi le tecnologie che noi diamo per scontate possono essere già più minimali, inferiori, e quindi lì avremo, come dire, un lavoro che dobbiamo capire con voi se è opportuno o non opportuno di livellamento di competenze iniziali. Quindi per noi questa discussione è molto importante per derivare anche la politica della formazione che dovremmo mettere in campo. Ovviamente, come diceva la dottoressa Citarelli, il nostro obiettivo è quello di portarvi poi in campo persone che vi possano essere utili, possano collaborare il più presto possibile con voi in maniera fattiva. Vorrei cominciare con una prima domanda, direi aperta, consentitemi l'approccio un po', come dire, spartano e familiare, una domanda che ci aiuta anche un po' a rompere il ghiaccio, quindi anche un po', come dire, per noi a conoscere le vostre amministrazioni. Considerate che il panel di persone, di amministrazioni rappresentate in questo focus group è diverso, abbiamo amministrazioni, diciamo, grandi in termini di dimensione, anche di numero di risorse che verranno acquisite, e anche amministrazioni piccole, sia in termini di dimensioni che di numeri che verranno acquisiti, quindi ci aspettiamo anche dei fabbisogni eterogenei. Quindi in questa prima domanda l'idea di fondo è quella, focalizzando l'argomento chiaramente sulla trasformazione digitale, che è il tema che ci accompagnerà, che ci ha accompagnato e che ci continuerà ad accompagnare nei prossimi anni, cominciare a conoscere anche un po' le vostre amministrazioni, sempre dal punto di vista dei fabbisogni e dell'ICT. Quindi vi chiedo a turno, a giro, di rappresentarci, sempre con gli obiettivi che vi ho detto prima, qual è la situazione della vostra amministrazione in merito ai servizi legati alla trasformazione digitale ed alle relative competenze IT necessarie per portarle avanti nella vostra amministrazione. Abbiamo pianificato un tempo massimo per ognuno di voi di 3 minuti per cercare di rimanere poi nelle complessive 2 ore che ci eravamo date solo per l'aspetto, diciamo, delle domande. A questo punto non so se andare in ordine di apparizione, diciamo, sullo schermo oppure diciamo, in ordine sparso in base a voi, alle vostre esigenze. Poi, iniziamo dalla regione, direi. Iniziamo dalla regione. Inizierei dall'ingegnere Merola, se siete d'accordo, e poi man mano riprendiamo il giro. Diciamo che la casualità è soltanto nel primo giro, perché poi dopo useremo sempre la stessa sequenza. Esatto. Bene.
Allora comincio io. Sì, grazie, ingegnere. Leggevo un messaggio che... Sì, sentivo, leggevo un messaggio che forse la voce si sente poco. Sto avvicinando al PC un portatile in maniera tale da potermi augurare che la voce si senta di più. 3 minuti sono un po' poco per raccontare tutto, però diciamo mi limito allo stretto essenziale. Rispetto agli altri enti presenti, la Regione, sia in termini di Costituzione, sia in termini delle nuove norme sulla transizione digitale, diciamo ha un ruolo diverso, un ruolo diciamo più di attivazione in termini diciamo di strutture interne, di servizi ai cittadini, ma anche di coinvolgimento del territorio. In più la Regione rispetto agli altri enti ha una maggiore disponibilità di risorse anche comunitarie, tant'è che un suo obiettivo tematico nell'ambito dell'attuale POR riguarda proprio la cosiddetta agenda digitale, che riguarda sia lo sviluppo dei servizi per l'ente diciamo, per la transizione digitale del territorio. Infatti una delle finalità del POR riguarda, per esempio, lo sviluppo in banda ultralarga di tutto il territorio. Quindi quali sono i servizi legati alla trasformazione digitale? Sono sia quelli legati allo sviluppo dei servizi interni, al potenziamento dei servizi interni, quelli classici, sia alla creazione dei servizi per il territorio, per i cittadini e l'attualizzazione di servizi nei quali la Regione si comporta e si deve comportare secondo i dettami recenti da diciamo, cosiddetto intermediario tecnologico. Ne faccio due esempi, la parte dei pagamenti elettronici e la componente dell'identità digitale, che sono due dei servizi sui quali diciamo, gli enti regionali sono fortemente invitati da Agid, che è il soggetto che coordina a livello nazionale le politiche di sviluppo dell'ICT, a garantire diciamo, il supporto al territorio e la crescita del territorio. In funzione di questo le competenze ICT necessarie sono ad ampio spettro, perché essendo una struttura molto complicata, molto eterogenea, le competenze non riguardano solo l'ufficio di cui io sono, che io dirigo. Io sono il direttore della direzione Università di Ricerca e Innovazione, che ha dentro di sé, incorpora dentro di sé la componente diciamo di gestione digitale, dove però le competenze digitali non riguardano solo questa direzione, perché non è l'unica direzione che sviluppa sistemi informativi o governa lo sviluppo, la gestione dei sistemi informativi, quindi ha anche un ruolo di supporto agli uffici stessi. Quindi le competenze riguardano trasversalmente tutti gli uffici regionali. Ci servono competenze di natura rete, di natura applicativa, di natura sistemistica, perché diciamo gli ambiti sono ampi, però visto che avete come competenza trasversale anche tutto quello che riguarda la conoscenza di tutto quello che è il codice degli appalti, perché questi tecnici sono chiamati a fare la direzione di esecuzione del contratto, responsabili del procedimento, quindi devono conoscere per bene tutte quelle che sono le procedure attraverso le quali poi si arriva diciamo, all'erogazione di servizio, all'acquisto di hardware o all'acquisto di una qualunque altra cosa che abbia a che fare con la parte diciamo, del digitale. Non so se sono riuscito a rientrare nei 3 minuti, potrei anche continuare, però diciamo, mi sono voluto focalizzare sulle cose diciamo, che ritenevo essenziali. Grazie, ingegnere. Intanto poi approfondiremo questi spunti nelle domande successive. Grazie. Vai Nicola. Imma, scusami, volevo fare un attimo una domanda all'ingegner Merola. Mi è chiaro diciamo, l'excursus che lui ha fatto e che vedo calato in pieno sulle figure di più alto livello, i livelli D. Mi chiedevo se la stessa esigenza lui ce l'aveva anche sui profili più operativi, quindi quelli di livello C, perché tutta la parte organizzativa di gestione degli appalti, nonché anche quella che è la progettazione del capitolato, se la vogliamo mettere in questi termini, mi sembra più rivolta a una figura di fascia più alta. Se per la fascia più bassa lui ritiene che debbano essere coinvolti. Non necessariamente, perché le nostre figure di categoria C, soprattutto quelle riguardo gli ultimi concorsi di Regione Campania, che risalgono all'incirca una decina di anni fa,
sono anche figure, persone, colleghi che sono, hanno una laurea tecnica, per cui nella situazione di estrema necessità tali colleghi sono coinvolti anche nelle fasi esecutive di attivazione dei progetti, quindi che so io, assistente al direttore di esecuzione del contratto. Purtroppo la carenza di personale che si è venuta poi ad aggravare negli anni ci ha costretto il più possibile a sfruttare, a prescindere poi da quelle che erano le qualifiche, il più possibile le competenze anche acquisite nel corso degli anni, per cui sapere, conoscere per bene quelle che sono le procedure in corso e come poi può essere questa figura queste figure di categoria C di supporto a quelli che sono RUP o DEC sono estremamente importanti, perché poi la crescita professionale dei colleghi è fondamentale per portare a casa i risultati in virtù, diciamo, di tutte le cose che sono richieste sull'ambito della trasformazione. La ringrazio, è stato chiarissimo. È chiaro che nel caso di queste, persone difficilmente avranno dei ruoli di responsabilità, quelli previsti per legge, però la legge prevede comunque figure di supporto a questi ruoli di responsabilità e per noi è del tutto normale, almeno per quel che riguarda la Regione Campania, attribuire loro questi... La ringrazio, è stato gentilissimo. Secondo, vogliamo... Avanti, vogliamo iniziare con il Comune di Benevento? Eccoci. Eccomi, mi sentite? Buongiorno a tutti. Allora, cerco di essere brevissimo, non è necessario andare troppo veloce, poi cerchiamo di interagire. La situazione del Comune di Benevento è, riguardo al CT in generale, diciamo, sconta un lungo periodo di disattenzione alla parte economica dell'ente, combinato con quello che comune tutte le altre amministrazioni, che riguarda, diciamo, la scarsità di personale dovuta al mancare assunzioni. Quindi adesso di fatto noi abbiamo un gruppo di lavoro che è piccolino ed è molto piccolo rispetto anche alle esigenze reali dell'ente, nel quale io di fatto sono l'unica figura con una formazione tecnica specifica. Mentre gli altri colleghi hanno una formazione sul campo essenzialmente, quindi le esigenze, la situazione, diciamo, dell'infrastruttura ICT è quella di avere un piccolo centro di calcolo presso le applicazioni centralizzate che sono per lo più eterogenee, che stiamo cercando di razionalizzare. Io sto lavorando al Comune da circa un anno e mezzo, quindi, diciamo, ho ripreso un po' questa situazione, stiamo mettendo ordine sia per la parte delle connessioni di rete, quindi sia per quanto riguarda i dati che per la fonia, sia per quanto riguarda i sistemi. Cioè, l'intenzione è quella di cercare di razionalizzare, di risparmiare su quello che si può risparmiare e di integrare il più possibile i vari sistemi. Sull'esistente ragioniamo in un'ottica di piccoli passi, avendo, diciamo, in mente una strategia di aggiornamento ben definita che consente di erogare effettivamente dei servizi ai cittadini, partendo da quello che i vari software, che come ripeto sono eterogenei, possono offrire, e cercando di uniformarli in modo più migliore possibile. E, cioè, in questo senso ho spinto per la lesione al sistema di pagamenti PagoPA MyPay della Regione Campania, proprio per avere un punto di riferimento collaborativo delle altre amministrazioni e di uniformità su cui far confluire i vari servizi, almeno come approccio verso dei cittadini, verso i pagamenti in favore del Comune. Per il futuro, quello che mi servirebbe collaborazione da parte di questa figura che dobbiamo acquisire, che è di livello C, ma come diceva l'ingegnere Meva, mi auguro che abbia una formazione tecnica anche come capita spesso nel caso dei concorsi di livello C, e quindi, diciamo, sarà coinvolto essenzialmente nel supporto di tipo tecnico, di tipo sistemistico e di tipo
di integrazione tra applicativi, quindi diciamo l'idea è quella di avere una persona che segua un po' più da vicino sia la parte di pubblicazione di sviluppo del sito web per quanto riguarda la parte contenutistica, quindi integrazione della parte contenuti delle applicazioni e gestione del CMS. Dall'altro lato quella della gestione di supporto sulle questioni di rete e di sistemi, nel senso di proprio disponibilità di sistemi, di monitoraggio. Questi sono i due aspetti fondamentali in cui abbiamo una carenza di operatività e che vorrei colmare con questa occasione. Poi insomma, a questo punto sono disponibile diciamo, a dare ulteriori informazioni cercando di arrivare diciamo, alle necessità comuni in questo momento. Quindi lasciare la parola di nuovo al coordinatore. Grazie, è stato molto chiaro. Dopo le forniremo nelle prossime domande una piccola checklist nel quale potrà poi darci con più precisione le cose su cui ci siete e le cose su cui tenderete di andare. Passerei la parola, prima dacci tu un ordine, così le vado dagli imbarazzi. Possiamo chiamare l'ingegner Golia del comune di Maddaloni. Salve, buongiorno. Ingegnere. Salve. Allora, io mi ritrovo da un anno come... Possiamo chiederle di alzare la voce del microfono perché sentiamo. Se può regolare il volume del microfono dalla tendina dell'icona microfono di Adobe, nella stanza, cioè regola volume microfono. Adesso meglio, grazie. Prego, ingegnere. Io mi ritrovo da un anno come unica figura per la gestione dei sistemi informativi provenendo per mobilità da altro ente. La situazione infrastrutturale è da ammodernare completamente, in sostanza. E il mio piano è quello un po' di seguire le direttive di Agid di dismissione CED per la migrazione su servizi SaaS. E in questo ambito diciamo, abbiamo fatto il passaggio a NPR a marzo con subentro con l'intenzione poi di attivare i servizi di certificazione online per i cittadini e sto pianificando l'abilitazione poi dei pagamenti elettronici. Quindi le attività che vengono svolte in maniera costante sono sia di interazione con gli altri uffici, però ma la maggior parte del tempo è assistenza all'utenza. Quindi le competenze diciamo necessarie sono anche di conoscenza dei sistemi operativi, supporto all'utenza, troubleshooting di rete, quindi sia sugli apparati di rete, perché mi trovo poi anche a gestire alcune situazioni, non so, sulla rete di sorveglianza piuttosto che sugli switch. Quindi è un profilo sostanzialmente a 360 gradi, e in estrema sintesi. Dovremmo passare al successivo. Sì, invito l'ingegner Volpe, Comune di Napoli. Prego, ingegnere. Noi siamo, io rappresento oltre che l'LTD dell'ente, rappresento anche il direttore dell'area sistemi informativi, dove è concentrato il 90% delle attività legate all'IT, anche perché diciamo... Ingegnere, scusi, posso chiederle di regolare, di alzare il volume del suo microfono, dalla tendina del microfono che vede in alto nel menu della stanza, regola... Mi volume il microfono un pochino più alto perché si sente poco, grazie. Mi sentite adesso? Il microfono va bene? L'ho messo al massimo. Allora, come dicevo, sono anche il direttore dell'area sistemi informativi agenda digitale, dove è concentrato il 90% delle attività legate all'IT,
benché l'altro 10% sia un po' frammentato su tutte le sedi, in quanto il territorio del Comune di Napoli è organizzato comunque anche in 10 municipalità, quindi un minimo di attività informatiche dove si auspica sempre ovviamente il coordinamento da parte nostra, sono comunque distribuiti su tutti gli altri servizi del Comune di Napoli, dove ne contiamo circa 250. I nostri servizi si sviluppano comunque lungo due direttrici, sia la parte di networking che tutta la parte di application e di sistemi. In linea con la legge del Rio, abbiamo il Comune di Napoli è, diciamo, al centro dello sviluppo dell'agenda digitale, e su questo, diciamo, stiamo portando avanti il discorso della digitalizzazione anche grazie a tutti i finanziamenti europei legati soprattutto al PONMETRO 2014-2020. E con Agid abbiamo intrapreso una forte e proficua collaborazione, perché il Comune di Napoli intende candidarsi come ente aggregatore di realtà territoriale, quindi fornire agli altri comuni dell'area metropolitana di Napoli servizi IT. In particolar modo noi stiamo portando avanti dei progetti, alcuni dei quali sono abilitanti, in particolar modo lo sviluppo e il potenziamento della server farm del Comune di Napoli, una piattaforma abilitante di disegno di procedimenti per fornire servizi ai cittadini in maniera interattiva, e un sistema di gestione di armonizzazione delle banche dati di Comuni di Napoli, sia interne che anche esterne al Comune di Napoli. Per questi motivi abbiamo necessità di entrambi i profili, sia legati alla parte, diciamo, legati allo sviluppo degli applicativi, alla gestione degli ambienti virtualizzati, perché noi ovviamente gestiamo tutti in maniera virtualizzata, ma gradiremmo che parte del corso sia incentrato soprattutto sullo sviluppo delle tecnologie, la conduzione della sicurezza informatica, anche in ottica GDPR. C'è molta, purtroppo, questo mostro, chiamiamolo così, è ancora molto sconosciuto in tutti i servizi dell'amministrazione. Sappiamo benissimo che non è solo una questione di sviluppo delle tecnologie, ma è un comportamento, un modello che l'amministrazione deve assumere a partire dalla reingegnerizzazione dei processi, perché quella della sicurezza informatica, della tutela della privacy, è qualcosa che non attiene solo alla tecnologia, ma attiene proprio a un comportamento. Quindi tutti andrebbero un po' indirizzati per il rispetto sia della sicurezza informatica che della tutela dei dati personali. E questo è un ruolo che potrebbe essere attribuito ai funzionari, agli istruttori direttivi informatici, quindi con lo sviluppo di queste competenze. D'altro canto, noi abbiamo bisogno di figure di raccordo su tutti i servizi, che potrebbero essere comunque ben espresse dagli istruttori informatici anche per la gestione del dominio, perché noi gestiamo comunque circa 3.000 postazioni informatiche. Quindi da un lato dare la possibilità di una certa autonomia nell'ambito delle linee dettate dal centro, quindi dettate da noi, e nello stesso tempo avere delle figure di snodo, delle figure di raccordo su ogni municipalità, per esempio, o su tutti gli altri servizi dell'ente, di queste figure, diciamo, un po' più, di un gradino un po' più basso, in modo tale che ci possa essere un veicolo di informazione, fare da trade union con la dirigenza e con gli altri funzionari dell'ente nel rispetto di tutte le tematiche da un punto di vista anche informatico. Ecco, questo ritengo che nel grosso siano le esigenze del Comune di Napoli. Grazie ingegnere, poi approfondiremo con la prossima domanda. Chiedo di chiudere appunto il suo microfono e passiamo la parola alla dottoressa Maria Balestra del Comune di Montoro. Benvenuta, dottoressa, prego.
Buongiorno a tutti. Dunque, la situazione di Montoro è sicuramente una situazione molto critica. Devo fare una premessa. Devo precisare che la città di Montoro nasce dalla fusione di due comuni, Montoro Inferiore e Montoro Superiore. E quindi stiamo pagando ancora lo scotto della fusione in termini di organizzazione dei servizi e quindi di ristrutturazione proprio organizzativa dell'ente. Nella fase di passaggio della fusione, diciamo che la tematica informatica è stata ereditata dal ragioniere che adesso è andato in pensione, il quale gestiva il tutto in maniera molto approssimativa, anche perché non aveva una competenza e conoscenze professionali specifiche. Quindi per noi le persone che dovranno venire, dovranno essere assunti dal comune, dovranno necessariamente operare a 360 gradi, sia in termini come dire, di organizzazione proprio della struttura dell'ufficio, sia in termini di attività vere e proprie da organizzare ed implementare. Sostanzialmente si tratterà di essere di supporto a tutti i settori e di implementare le attività proprio di offerta dei servizi ai cittadini e di potenziare quello che è il parco auto, il parco delle, cioè proprio degli strumenti, dei supporti dell'hardware a disposizione dei dipendenti, significa prestare attenzione a tutto ciò, come diceva prima l'ingegnere Volpe, ciò che è sicurezza e privacy, quindi effettivamente saranno chiamati ad operare a 360 gradi, non solamente in riferimento a quello che è proprio l'attività del digitale, ma anche come. Allora, gentilissima. Possiamo sentire l'ingegner Petillo di Montesarchio. Ingegner Petillo, prego, attivi anche il suo microfono. Ingegner Petillo, non vedo più Non lo l'ingegner riuscire Petillo, ha nella lente. problemi secondo me nella connessione. E Nicola, se sei d'accordo, io andrei avanti e poi magari recupereremo in un altro modo con l'ingegnere. Io comunque lo accetterò in stanza ogni volta che lui richiederà l'accesso. Allora, la seconda domanda la vorrei chiudere un pochino di più rispetto a quello che è l'ampiezza. Ritorniamo sempre sul concetto del piano triennale. Quella precedente era una domanda aperta anche per conoscervi meglio. Qui l'idea è quella di saggiare, diciamo, il vostro interesse su tutti questi punti. Considerate che ci basta anche un sì, no o un eventuale punto di attenzione per ogni punto, non c'è bisogno, diciamo, di andarlo a sviluppare. Altrimenti non basterebbero 2 settimane di discussione praticamente per ogni punto. Quindi vi chiedo cortesemente di essere sintetici e di darci soltanto un'indicazione flash sulla situazione rispetto a questi punti. Quindi, come si è organizzato e si è attivato l'ente per l'applicazione del piano triennale dell'informatica emanato da Agid? Alcuni di voi implicitamente hanno già dato delle risposte alla domanda precedente, però ovviamente vi chiediamo la cortesia comunque di ripassare un attimo questa checklist. Comincerei, come abbiamo fatto prima, dall'ingegner Merola della Regione. Allora, per quel che riguarda le piattaforme abilitanti, abbiamo aderito, Regione Campania ha aderito sia a SPID che a Pagopia, e per entrambi, in entrambi i casi è
anche intermediario tecnologico. Da un paio di mesi ha attivato, diciamo, una politica di attivazione con tutti gli enti pubblici campani, tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e anche le proprie società partecipate, ed è l'unica regione in Italia che ha, diciamo, identificato la propria piattaforma, che è la piattaforma presa in uso da Regione Veneto, che si chiama MePay, come piattaforma di riferimento anche per la sanità. Quindi è l'unica regione in Campania che adotta la stessa piattaforma sia in ambito sanitario, visto che la competenza in ambito sanitario comunque rientra tra quelle della Regione Campania, sia per quel che riguarda la propria amministrazione, quindi con i propri tributi, che per gli enti locali. Analogamente per SPID, sono entrambi servizi attivati in cloud, quindi attivati su una piattaforma, diciamo, sul cloud pubblico. Nel caso di SPID, anche in quel caso ha preso di uso una piattaforma di Regione Lombardia, anche quella è, diciamo, disponibile per terzi, perché è un tipo di piattaforma che gestisce le istanze multiple al pari di MyPay. Ingegner Mero, l'abbiamo perso l'audio. Che ho gestito. Sì, ora la risento. Ma no, ci siamo persi solo le ultime 4-5 parole, non tantissimo. Sono piattaforme di cui al proprio non sono servizi che sta pagando a terzi, ma sono piattaforme, diciamo, che sono di propria proprietà, messe in cloud pubblico e che mette a disposizione del territorio come intermediario tecnologico, cioè anche gli altri enti possono utilizzare questi servizi aderendo. Per quel che riguarda il data center, Regione Campania ha partecipato al censimento, così come le altre regioni, come altre 1200 enti pubblici in Italia, ha partecipato al censimento di Agid ed è una delle 27 amministrazioni il cui proprio data center è stato catalogato come gruppo A. Cioè, ricordo per coloro che non hanno avuto modo di seguire questo, Agid ha fatto un censimento lo scorso anno dei data center pubblici, identificando tre tipologie: quelli candidabili a polo strategico nazionale, il gruppo A e il gruppo B. I candidabili al polo strategico nazionale sono quei data center pubblici che possono diventare polo di riferimento a livello nazionale, quindi possono erogare servizi per sé e per gli altri. I data center di gruppo A sono quelli che non hanno le caratteristiche, soprattutto in termini organizzativi, per essere dei poli strategici nazionali, ma possono fornire servizi al territorio per tutti quegli enti pubblici che invece che hanno data center di categoria B o, diciamo, non catalogate. Ecco. E quindi da questo punto di vista Regione Campania ha un data center che è stato catalogato nel gruppo A. Per quanto attiene gli open data abbiamo più di 100 dataset, abbiamo avviato un'azione trasversale che riguarda la creazione di dati in formato aperto. Abbiamo un portale che è proprio opendata.regione.campania.it, che è un portale dove sono tutti questi progetti. Col progetto Open Data è stato anche tra quelli candidati, diciamo, al premio Innovazione Formest, ed è risultato, diciamo, in posizione molto buona, essendo stato valutato molto positivamente. I passi successivi dovrebbero essere quelli di aumentare, però sulla nuova programmazione, perché oramai la programmazione FESR attuale ha esaurito, a causa anche del Covid, diciamo, ha esautorato tutte quelle che erano le risorse disponibili. Quindi sulla nuova programmazione l'obiettivo è quello di allargare questo portale anche per gli enti del territorio, quindi garantendo, come nel caso di SPID e di PagoPA, un supporto tecnologico all'utilizzo di questa piattaforma. Per quanto riguarda i servizi integrati fonia dati, abbiamo presso il nostro ente attivato il VoIP,
smart working avevamo in parte attivato, diciamo, l'emergenza Covid ci ha costretto in tempi molto brevi ad allargare il più possibile le politiche di smart working, sia in termini tecnologici, adottando, diciamo, piattaforme di virtualizzazione, sia in termini proprio di servizi, diciamo, in smart working. Nello specifico abbiamo una suite Office 365, per fare un nome e un cognome, tra quelle presenti sul mercato, che stiamo dando e abbiamo attivato e continueremo ad attivare nei prossimi mesi per garantire il più possibile l'utilizzo, diciamo, del cosiddetto lavoro agile. Riuso software, utilizzo i software open source. Metto un attimo una parentesi sulla parte open source, perché, diciamo, lo facciamo nel caso di PagoPA e di Speed, sono piattaforme che ho citato poc'anzi, giusto per essere essenziali. Abbiamo attivato il riuso e sono piattaforme, diciamo, con software non proprietario, quindi open source. Per quel che riguarda politiche e strumenti di sicurezza informatica, disaster recovery continuità operativa, abbiamo un sito di disaster recovery, non ancora abbiamo la continuità operativa. È fondamentale, come sentivo dire da alcuni colleghi, anche parlare di GDPR, perché a fianco a quelle che sono le politiche e le tecnologie della sicurezza, bisogna affiancare delle metodiche e dei protocolli, sia in termini, diciamo, tecnologici, ma anche in termini organizzativi, perché poi questo è quello su cui poi batte molto la parte GDPR, cioè avere non solo il firewall, quindi l'apparato di sicurezza, ma avere anche delle politiche che, attraverso le quali poi si gestisce la produzione e la protezione dei dati, che essendo dati pubblici, soprattutto se poi sono dati aperti, come nel caso di Open Data, devono essere necessariamente protetti. E che deve essere garantita poi tutte quelle che sono le regole vigenti sulla protezione dei dati. Anche qui, ripeto, cerco di essere il più essenziale possibile, e quindi le mie indicazioni sono sempre a un livello di astrazione abbastanza alto. Ho visto invece chiaramente che i colleghi, soprattutto dei comuni più piccoli, hanno delle esigenze molto più quotidiane e stringenti e contingenze. Quindi, laddove fosse necessario avere un approfondimento maggiore, quindi scendere un po' più nei dettagli, sono disponibile. Grazie, è stato chiarissimo. Passerei la parola all'ingegner Golia di Maddaloni. Allora, per quanto riguarda le piattaforme abilitanti, come ho già detto prima, stiamo pianificando la produzione di PagoPA per l'attivazione dei pagamenti elettronici. Il data center credo sia gruppo B barra non classificabile, e come ho detto prima c'è in previsione la migrazione a servizi SaaS sul Agile Cloud Marketplace. E gli open data al momento non ho un riscontro di un dataset specifico, tranne che per i dati sulla raccolta differenziata che l'Ufficio Ecologia Ambiente manda con una certa regolarità. Sui servizi di fonia non c'è l'integrazione, ma la rete è separata. Siamo in convenzione con TIP TF5 barra SPC2 per telefonia e dati. E lo smart working è stato gestito in emergenza Covid utilizzando più che altro la posta elettronica e la piattaforma di videoconferenza gratuita Jitsi. E per quanto riguarda l'open source, sto cercando di diffondere l'utilizzo della suite di LibreOffice sulle nuove installazioni, e la sicurezza informatica al momento presenta un Next Generation Firewall di Fortinet introdotto con l'attivazione della convenzione SPC2. Grazie. Passerei la parola al dottor Cennamo. De Kenno, scusi, De Kenno, Benevento. Allora, seguiamo la scaletta. Per quanto riguarda la gestione di piattaforme, dicevo prima, PagoPA è una cosa che stiamo attivando adesso ed è anche un'occasione, secondo me, importante di cooperazione istituzionale, per cui ci teniamo particolarmente. Speed è un'integrazione
programmi non è ancora attiva, ma è legata essenzialmente alla funzione di servizi realmente aperti al pubblico e quindi gestibili, quindi è uno strumento per attivare i servizi che sarà diciamo, nelle priorità sicuramente della nostra attività. Data Center abbiamo partecipato al censimento sia di Agit sia di Corte dei Conti ed è, come prevedibile, è stato classificato in categoria B, quindi le nuove attivazioni dei servizi sono prevalentemente in modalità SaaS. Abbiamo già un sistema di visualizzazioni che stiamo anche rinnovando, quindi la migrazione verso il cloud sarà gioco forza una necessità e la faremo progressivamente lasciando in casa solamente quei servizi strettamente locali, quindi la gestione della rete, un minimo di backup e di gestione dei dati locali, dei PC. Quindi questa, diciamo, è la strategia per quanto riguarda il data center. Open Data, ho partecipato alcuni mesi fa a una bella iniziativa di Regione Campania sul coordinamento proprio dell'esposizione di Open Data. Non siamo ancora pronti per i problemi che dicevo prima di eterogeneità dei servizi essenzialmente, però è uno dei temi, diciamo, su cui vorrei lavorare. In particolare ho proposto, non so quanto sarà realizzato, che a livello organizzativo ci siano già negli obiettivi dei dirigenti quello di catalogare i dati in possesso di ciascun settore per poterli poi esporre in modo open attraverso i sistemi dell'ente. Quindi, diciamo, è un tema che teniamo ben presente, ma non siamo ancora pronti. Fornire dati è un lavoro più grosso che mi sono trovato a dover affrontare in questo anno e mezzo di lavoro. Io venivo dall'università a Bambi Tecnici, diciamo, in un ambiente diverso, loro a Napoli. Noi abbiamo già una rete dati formata da missioni in SPC fornite quindi da operatori e un sistema di telefonia VoIP per tutti con centralino, quindi con linee esterne. Avevamo una situazione di duplicazione di fornitori, una gestione da parte di questi contratti di fornitura da parte dei settori non assolutamente preparati a gestire questi aspetti, e in quest'ultimo anno mi sono dedicato alla razionalizzazione di questo sistema e quindi al passaggio all'unico fornitore per il momento dei servizi di trasmissione dati e di fonia VoIP, che dovrebbe essere completato nel giro di qualche mese, cioè un paio di mesi contiamo di essere in produzione. A questo si affiancherà un progetto di realizzazione di reti di proprietà in fibra ottica tra le varie sedi dell'ente, che sono dell'Udo della Decina, più le scuole, a cui forniamo connettività, dati e fornire per la parte amministrativa. Sono altre 15 sedi circa. Questo dovrebbe realizzarsi o tramite una convenzione con il Fiber, che ha stipulato con il Comune, che realizzerà, oltre alla rete diciamo, da dare in gestione ai vari operatori, anche dei tratti in fibra spenta che saranno acquisiti dal Comune, oppure attraverso il progetto su cui contiamo molto, speriamo si possa realizzare, che è a finanziamento regionale, che abbiamo appena approvato l'altro ieri in giunta, e quindi speriamo che venga finanziato, che consentirà di rivedere l'intero sistema sia della connettività comunale sia dei servizi. Potrebbe essere l'occasione per mettere veramente tutto quanto a sistema in tempi ragionevolmente limitati. Smart working, sulla base di quello che ci siamo detti prima, quindi sistemi eterogenei, abbiamo fatto il possibile, abbiamo messo a disposizione tramite per la principale soluzione di gestione comunale, che aveva un'interfaccia web, per quanto non full web, ma comunque necessitava di un client locale, un sistema per consentire tramite un proxy, più che una VPN, un proxy autenticato da casa i dipendenti comunali, quindi diciamo, siamo riusciti a mantenere il smart working la maggior parte dei dipendenti nel periodo di lockdown, e ancora adesso abbiamo una parte dei dipendenti che continua a lavorare da casa. Questo ovviamente non è possibile con applicazioni legacy, ma questo è anche uno degli obiettivi, quello di diciamo, venire a capo di queste situazioni.
Riuso, sono ovviamente una delle cose che mi interessano di più personalmente, e quindi tutte le volte che è possibile adottiamo questo paradigma. L'abbiamo fatto per un sistema di procurement che abbiamo preso anche uso, anche se si tratta di software di fatto gestito da una software house, quindi come molte volte purtroppo succede. E possiamo parlare di uso anche nel caso che mi sia andato a piacere, mi sono opposto alle offerte di vari fornitori per convergere verso il livello del gioco, proprio in questa ottica di cooperazione istituzionale di uso di sistemi aperti. Per i sistemi, tutte le volte che è possibile, utilizziamo Linux come sistema operativo, e quindi sistemi centralizzati intendo, e quindi anche in questo caso puntiamo molto sull'open source come sistema di base. E infine, su tutte le nuove acquisizioni di personal computer, non acquistiamo più Microsoft Office, ma forniamo LibreOffice, anche così in ossequio alle linee guida per l'acquisizione di software della pubblica amministrazione, dal momento che abbiamo verificato che non c'è alcuna necessità di utilizzare da questo punto di vista software di produttività proprietari. Strumenti di sicurezza: abbiamo un firewall diciamo piuttosto invasivo, diciamo aggiornato, molto efficace, ma diciamo che ci crea qualche problema di gestione delle spicciole, nel senso che per esempio le videoconferenze che sono state attivate su una varietà di piattaforme ci hanno creato un po' di problemi di accesso, perché ogni sistema ha le sue necessità, e che non sono per niente un fuoco, non sono nemmeno per niente amichevoli da questo punto di vista. Però è un sistema che ci affiancato al fatto che non avere molti servizi esposti ci rende abbastanza tranquilli, e questo assieme a un sistema antivirus centralizzato che gestiamo, quindi in modo distribuendo la policy, quindi in modo abbastanza coerente. Per quanto riguarda invece la disaster recovery, siamo una cosa da studiare, nel senso che non c'è un piano di continuità operativa, non c'è un piano di disaster recovery, siamo fermi ai sistemi di backup che utilizziamo regolarmente. Per il resto sono a disposizione del chiarimento. La ringrazio e passerei la parola all'ingegner Volpe di Napoli. Chiedo a tutti quanti la cortesia di rientrare un attimino nei tempi, altrimenti andiamo un po' troppo lunghi. Ok, spero mi sentiate. Allora, abbiamo abilitato l'identità digitale su alcuni nostri servizi, grazie al PONMETRO siamo riusciti anche ad estenderli a altri comuni dell'area metropolitana di Napoli che hanno aderito mediante un accordo di collaborazione ex articolo 15, per cui i nostri servizi, per esempio per il rilascio della certificazione online, attualmente sono disponibili anche per il comune di Arzano, per il comune di Frattaminude, e da qui a breve saranno disponibili anche per altri comuni, tra cui quelli più grandi posso citare Pozzuoli. Per loro ovviamente l'accesso è speed. Abbiamo anche fatto delle convenzioni con gli ordini professionali, perché purtroppo il comune è l'ente territorialmente più vicino ai cittadini e anche alle imprese e ai professionisti. Gli avvocati, in particolarmente per la tutela in giudizio dei loro assistiti, si recavano presso gli sportelli con forti richieste di certificazione o anche tramite PEC. Con la convenzione, praticamente tramite SPID, gli avvocati possono stamparsi tutta la certificazione sia di anagrafe che di stato civile per la tutela dei diritti dei propri assistiti. Da circa 6 mesi abbiamo attivato la procedura, la piattaforma di pagamenti partenopei, una piattaforma sempre realizzata nell'ambito del progetto POTES finanziato con il PONMETRO. Ci siamo attestati sul nodo in modalità diretta, per cui siamo in grado di fornire questo servizio anche ai comuni che hanno aderito al progetto POTES, sempre nell'ambito dell'area metropolitana di Napoli. Al momento sono attivi solo pochi servizi di pagamento,
tanto per citarne alcuno, le rette per gli asili nido e il contributo per la mensa scolastica, ma c'è un piano di azione per ampliare questi servizi di pagamento. Per quanto riguarda gli open data, abbiamo un sistema molto artigianale di pubblicazioni, ma sempre nell'ambito della piattaforma POTES è stato progettato in via di realizzazione un portale specifico proprio per gli open data e quindi di andare in pubblicazione direttamente dopo, ovviamente, per ogni ambito adottato gli atti per ogni ambito procedimentale. Per quanto riguarda i servizi integrati di fonti e dati, noi abbiamo questi servizi su due direttrici: una è costituita dalla rete SPC2 connettività, ma abbiamo anche una rete MAN completamente magliata di fibra ottica, però al momento stiamo valutando l'ipotesi di migrare tutto su SPC2, visto che il contratto quadro consente comunque l'erogazione di standard specifici abbastanza elevati. Per quanto riguarda i modelli di smart working, noi abbiamo attivato lo smart work prevalentemente ricorrendo alle VPN, opportunamente dimensionate rispetto ai nostri firewall e legate al nostro dominio, per cui solo utenti di dominio possono avere accesso alla rete intranet aziendale tramite VPN. Per supportare lo smart working e le videoconferenze a distanza, ovviamente, quindi le riunioni a distanza, soprattutto degli organi collegiali, e mi riferisco alla giunta, al consiglio comunale, ai consigli di municipalità, abbiamo attivato delle licenze Google, la G Suite, approfittando dell'iniziativa di solidarietà digitale che il Ministero delle Infrastrutture in collaborazione con Agid hanno attivato con la gran parte degli operatori in grado di fornire questa tipologia. E stiamo qui, diciamo, terminati 3 mesi di sperimentazione, stiamo procedendo ad attivare ovviamente la soluzione ed estenderla quanto più possibile, perché riteniamo che questo sia per il futuro anche il modello ordinario di poter pretendere la prestazione lavorativa da parte dei dirigenti, dei dipendenti. Per quanto riguarda il software e il riuso, noi abbiamo dato in riuso a diversi enti alcuni applicativi che abbiamo realizzato anche internamente. Per esempio, tanto per citarne uno, è quello del whistleblowing nell'ambito del piano anticorruzione, e abbiamo anche avuto software in riuso, per esempio, dal comune di Bari, per quanto riguarda la piattaforma per l'espletamento delle gare telematiche. Per quanto riguarda gli strumenti di sicurezza informatica, abbiamo ovviamente, come dicevo prima, abbiamo una forte conoscenza delle problematiche che ci sono anche in ottica GDPR, abbiamo un sistema di disaster recovery, non abbiamo ancora una continuità operativa. Utilizziamo un sistema misto anche non solo locale ma anche in cloud. Stiamo cercando di attrezzarci per poter arrivare nel medio periodo a una continuità operativa. Penso di essere stato completo. Ah, il nostro data center, a seguito del censimento a cui abbiamo partecipato sia nella fase sperimentale che nella fase, diciamo, successiva, il nostro data center si è classificato, così come per la regione Campania, nel gruppo A. Quindi, in virtù anche di questa classificazione, ci stiamo adoperando per diventare un ente aggregatore di realtà territoriale in ambito metropolitano. Perfetto, perfetto ingegnere. Passerei la parola alla dottoressa Balestra di Montoro. Allora,
Devo precisare che io ho ereditato, come dire, la responsabilità di questo servizio come dicevo, dal ragioniere che è andato in pensione. Quindi, non avendo la specifica formazione, ho cercato di avvalermi del supporto di un collaboratore, di un collega che è insomma, un vigile urbano che ha comunque le competenze per poter fare un attimo il censimento di quella che è lo stato dell'arte, della situazione attuale del comune. Allora posso dire con sicurezza che siamo in fase di perfezionamento della procedura per l'abilitazione di pago PA e abbiamo sicuramente attivato tutta una serie di politiche e strumentazioni per la sicurezza informatica, in quanto ci avvaliamo per questo dell'operatore economico che ci garantisce tutti gli applicativi per la gestione dei vari servizi del comune. E allo stesso modo abbiamo utilizzato la piattaforma appunto dell'operatore economico che ci fornisce tutti i software per quanto riguarda lo smart working. C'è da precisare che noi ci siamo avvalsi dello smart working solamente nella fase proprio clou del lockdown, perché per quelle che sono le esigenze di una piccola realtà comunale è necessaria la presenza sul territorio. Quindi siamo diventati nuovamente operativi effettivamente sul campo. Però abbiamo verificato e riscontrato che bisogna necessariamente implementare i servizi al cittadino in modalità online perché appunto per consentire come dire, anche ridurre l'afflusso di pubblico presso i vari uffici. Ripeto, il collaboratore sta come dire, mappando, censendo quelle che sono le varie attività in essere e stiamo iniziando a dare delle risposte laddove ne abbiamo la possibilità e le capacità, cercando anche di chiamare in campo come dicevo, l'operatore economico che ci supporta appunto con i software che sono utilizzati nei vari uffici comunali. Quindi da qui risulta evidente che per noi avere personale qualificato sia di categoria D che di categoria C è fondamentale per cercare di avviarci su quella che è una corretta gestione Grazie, dottoressa. Ho capito che state facendo uno sforzo su questa materia veramente improbo e ve ne do atto, perché si comprende dalle parole, anche diciamo, conoscendo l'ampiezza di tutte le tematiche, effettivamente. Lascerei la parola all'ingegner Petillo per questa parte. Non so se ora è raggiungibile, se ci sente. Perché lo vedo ma non lo sento. Buongiorno, buongiorno. Sono l'architetto Vedillo del Comune di Montesarchio. Si sente? Perfetto. Si Benvenuto sente? architetto. Sì, perfettamente. Prima Io non abbiamo. sento. Sì, io la sento. Lei Non mi so se. sente? Perfetto. Prima. Io ho messo Sì. al La microfono. sentiamo. Si sente? Sì. Prima non abbiamo avuto modo di farle rispondere alla prima domanda, però in Si realtà la sente? seconda domanda. Io sì, la sento. Perfetto. Allora, sono Sì. l'architetto Petillo del Comune di Montesarchio. Io, Noi la visto che se n'è sentiamo. andata la linea perché abbiamo avuto un problema, adesso c'ho i miei. Sì, volevo solo dire No, la rapidamente che sentiamo. io sono architetto, sono prestato.
Sono prestato, diciamo, i servizi informatici del Comune di Montesarchio, visto la carenza di personale, visto che non abbiamo una figura specifica sull'argomento. Mi sono occupato dal fine 2018, mi sto occupando di CT, niente. Non... Cioè, si sente? Sì. Si sente? Noi la sentiamo. Si sente? Sì. Si sente? Provo. Allora, innanzitutto noi la sentiamo benissimo, architetto. Perfetto, grazie. Allora, dicevo, io sono prestato all'ICT, all'informatizzazione di quest'ente, perché per carenza di personale sono stato incaricato di questo servizio. Ho incaricato a mia volta una società che mi funge, diciamo, da supporto come amministratore di sistema, gestione dei sistemi informativi in generale. Sono partito subito con diciamo, un censimento delle macchine. Ho cercato, diciamo, di organizzare con loro un servizio quanto più possibile, diciamo, legato anche alla cyber security, a quello che erano le problematiche legate alla sicurezza delle macchine, ai backup, alle procedure minime, diciamo, alle misure minime dettate dall'AGID. Le abbiamo approvate, le stiamo applicando per quanto possibile. Abbiamo bisogno di questa figura informatica, soprattutto di una categoria D, perché abbiamo bisogno poi di far transitare su di lui pian pianino quella che è la responsabilità dell'attività informatica. Anche se devo dire, grazie a questa società, stiamo lavorando benino. Abbiamo già attivato il pago PA fin dal 1 luglio, quindi già tutti, diciamo, tutti i servizi si stanno adeguando e stanno già lavorando in tal senso. Abbiamo anche l'identità digitale, ce l'hanno tutti i dipendenti apicali, quindi tutti i dipendenti apicali sono tenuti a gestire tutte le procedure mediante firma digitale. E soprattutto tutti abbiamo l'email personale su cui gravitano poi, vengono, diciamo, trasferiti tutti e tutte le informazioni, anche lo stipendio. Tutte le informazioni, quindi siamo, diciamo, gestiti più o meno benino sotto questo aspetto. La gestione del backup anche funziona sul NAS interno e abbiamo anche in cloud, una gestione in cloud, parzialmente in cloud, con un consorzio, il CST Sannio, che ci fornisce anche, diciamo, la possibilità di andare poi a specchiare, diciamo, questi backup. Poi abbiamo un CED locale che ci gestisce questa struttura, diciamo, questa società. Io sto andando, diciamo, sto parlando un pochettino, sto parlando sia della parte iniziale che della parte della domanda numero 2 insieme, quindi forse mi sto un pochino mischiando le cose, però sto cercando di recuperare. Quindi abbiamo la cosa positiva, appunto, che abbiamo sostituito gran parte delle macchine. Noi abbiamo una sessantina di macchine. Ne mancano da sostituire una dozzina di macchine per essere, diciamo, sulla, diciamo, per non avere problemi di sicurezza informatica. In più, per quanto riguarda, abbiamo delle piattaforme, giustamente, abbiamo delle piattaforme che ci gestiscono sia protocollo, sia il protocollo, sia gli atti amministrativi. E quindi è tutto gestito, diciamo, segue tutto un percorso tracciato grazie a queste piattaforme che lavorano in cloud. Quindi lo smart working ha funzionato anche grazie a queste piattaforme in cloud che noi abbiamo. Poi anche sull'edilizia, da poco abbiamo acquistato una piattaforma per la gestione delle pratiche edilizie, quindi sta entrando in funzione. E quindi grazie a questa piattaforma, diciamo, potremo avere a breve una gestione completamente informatizzata anche delle pratiche edilizie, quindi destinazioni urbanistiche e quant'altro. Per il resto, come la privacy, si
integra bene fin quanto abbiamo queste piattaforme che ci gestiscono anche gli atti amministrativi. Evidente che poi viene un pochino, comunque anche le delibere stesse che vengono pubblicate, che vengono oscurati i dati sensibili, quindi cerchiamo, diciamo, di avere un minimo di privacy, non un minimo, cerchiamo di stare nelle regole con la privacy, anche se ci vuole, come diceva l'altro collega Luigi Volpe, ci vuole, diciamo, un attimino di formazione in più di questi dipendenti che non masticano bene questa nuova normativa, nuova relativamente, fin da maggio 2018 in vigore, però c'è bisogno, diciamo, un po' di rodaggio, come in tutte le nuove gestazioni, come in tutte le nuove normative. Per il resto, non so se ci sono domande, posso rispondere, non so se sono stato chiaro. No, 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 la ringraziamo di questo escursus. Sì, perfettamente, ma tanto ci sarà una domanda dopo nel quale scenderemo ulteriormente in dettaglio. Io direi che a questo punto, se siete d'accordo, vi propongo questa domanda 3, nel quale vi chiedo veramente un veloce flash, sempre per capire se è necessario poi concentrarsi da parte nostra su qualche fabbisogno formativo oppure no. Quindi vi chiediamo semplicemente, senza ulteriori, diciamo, commenti, qual è, diciamo, la vostra competenza, la vostra situazione rispetto al codice degli appalti e delle convenzioni con l'ANAS. Ovviamente vi chiedo non di rispondere in quanto amministrazione, ma vi chiedo di rispondere in quanto fabbisogno formativo dei nuovi aderenti. Quindi l'obiettivo non è sapere voi a che punto state con questa roba, ma cosa vi aspettate dalle persone che andremo a inserire, altrimenti qui si aprirebbe un dibattito che non è fine al nostro obiettivo. Ripasso la parola all'ingegner Merola della Regione. Allora, le competenze, l'ho già detto all'inizio, le competenze su quelle che sono le procedure di acquisizione di beni e servizi, la codice degli appalti, e su quelle che sono poi la conoscenza di tutte le potenziali convenzioni Consip, atteso che si deve aderire a convenzione Consip laddove, cioè si può accedere a procedure diverse a convenzione Consip laddove non ci sia lo stesso servizio su convenzione Consip, è una necessità, per cui ritengo che tutto il personale informatico e anche una parte del personale amministrativo, anche minima, debba conoscere bene quelli che sono gli obblighi in termini di codice degli appalti e qualche infarinatura su quelle che sono le convenzioni e gli accordi quadro presenti sul mercato elettronico, Consip, e quelli che sono poi gli strumenti paralleli come il MEPA e l'altro che in questo momento mi sfugge il nome. Quindi la risposta è servono questo tipo di competenze e sono competenze che poi Regione Campania nello specifico ne ha bisogno molto, perché solo l'aspetto tecnico sarebbe solo, diciamo, il 60-70% di quello che poi si chiede a un professionista, cioè a colui che poi deve, sotto questo punto di vista, garantire il supporto. La ringrazio. Questo, ovviamente anche dopo ci sarà una scheda dove alcuni di voi hanno già dato delle risposte. Ovviamente vi chiederò di saltare ciò che già abbiamo trattato per evitare, diciamo, il ripetersi. Volevo passare la palla all'ingegner Golia di Ha Maddaloni detto il dottor su questo. Merola, serve la anche in funzione di supporto alla Ingegnere, un po' l'audio, per Dicevo, questa competenza, entrambe le competenze sicuramente servono. La parte del codice degli appalti di supporto alla posizione organizzativa, la conoscenza delle convenzioni e degli accordi quadro. Come scouting, sempre nell'ambito di un ammodernamento e miglioramento tecnologico. Anche io concordo con l'ingegner Merola, quindi un'impedenza di base, soprattutto tenuto conto del profilo che ci interessa in questo caso, è necessario sia per quanto riguarda Consip che il codice degli appalti, perché sono strumenti di comunque di uso quotidiano rispetto alle acquisizioni di beni e servizi della pubblica amministrazione, quindi almeno un minimo di conoscenza di base deve esserci nella formazione generale.
Allora, noi tutti sappiamo Lasciare la che parola all'ingegner Volpe su questa la domanda. fornitura di beni e consumi, di beni e servizi di natura ICT vale la lex specialis costituita dalla legge di stabilità per il 2016, la 208, all'articolo 512, per cui non si può derogare neanche al di sotto dei 1000 euro, soglia che adesso è stata ampliata con l'ultima finanziaria, è stata ampliata a 5000 euro. Per cui è fondamentale gli strumenti, conoscere gli strumenti messi a disposizione da Consip, per cui va bene le competenze sul codice degli appalti, ma immagino che chi abbia già avuto modo di partecipare ad una selezione pubblica di questo codice lo conoscono, anche se è in continua evoluzione, anche se basta pensare agli ultimi recenti sviluppi che sta avendo per la questione emergenza. Per cui il codice degli appalti in qualche sessione, ma fondamentale da un punto di vista proprio operativo è quello di prendere confidenza con le piattaforme, quindi conoscere gli strumenti messi a disposizione da Consip, tra cui anche il portale MEPA. E tenendo conto che queste figure, gli istruttori direttivi, saranno spesso chiamati a svolgere il ruolo di RUP o di DEC, a quel punto diventeranno punti istruttore della stazione appaltante, per cui avere una buona conoscenza dell'utilizzo di questi portali è fondamentale da un punto di vista operativo. Perfetto, è stato chiarissimo, la ringrazio. Volevo sentire la dottoressa Balestra di Montoro. Allora, concordo con i colleghi Credo, che non si so se la... rende Ah, eccola, sì. necessaria una conoscenza del codice degli appalti e delle convenzioni Consip, perché comunque i nuovi dipendenti saranno chiamati sia come istruttori che come RUP a dover intervenire nei vari procedimenti per l'individuazione degli operatori economici, di conseguenza avere una conoscenza della materia condizione necessaria per poter essere operativi dal primo momento. Perfetto, grazie. L'architetto Pedillo, se ci può dare una considerazione. Eccolo, sì, lo vedo. Architetto c'è? Ci sente? Va bene. Allora, siccome l'architetto Pedillo non lo riceviamo, mi sembra di capire che su queste prime tre domande, al di là dell'eterogeneità, diciamo, delle varie esigenze, ci sia un fattor comune legato sugli aspetti gestionali della sicurezza, il GDPR, codice di appalti, piattaforme, cioè Sente? convenzioni, Consip, MEF. Poi vedremo meglio quello che si dipanerà ulteriormente. Mi sente? Sì. Ora sì, ora sì. Se ci sente e vuole dare un... Sì, noi la sentiamo. Per quanto io lascerei ora la palla alla Pronto? Mi sente? moderazione al dottor Murgioni, col quale collaboro, per quanto riguarda gli aspetti invece... Allora, stavo dicendo, Sì, la io sentiamo. concordo anch'io con i colleghi. Mi sentite? Mi sentite? Architetto, non sentiamo. Architetto, Mi scusi, chiedo sentite? scusa, Sì. Nicola, prendo un attimo la parola. Sì, architetto, la sentiamo, però purtroppo, siccome c'è sempre un problema per la sua connessione, e noi dobbiamo ovviamente tenere un po' i tempi perché altrimenti scoriamo. Nel caso ormai saltasse di nuovo la connessione, le Mi proponiamo, sentite? ovviamente le inviamo il Ah, link. perfetto. Ok, allora Architetto, io stavo dicendo, concordo pienamente con i colleghi. chiedo scusa, la sua linea purtroppo è disturbata, non sentiamo. Non riesco. No.
Architetto, purtroppo la linea è disturbata, non riusciamo a sentirla. Le propongo di restare con noi ed ascoltare e nel caso potrà integrare il suo intervento successivamente. Quindi la Salve. nostra cura Allora, rimanda perfetto. per Stavo integrare. dicendo, concordo perfettamente con i colleghi. Purtroppo a tratti, mi sentite a tratti? Allora, Sì. stavo dicendo, concordo perfettamente. Martina, scusami, puoi un attimino fischiare giù Chiedo scusa, dall'informatico, si è risolto il problema di connessione. Stanno giù. Sì. architetto, se mi sente, Purtroppo non riesco direi che... a parlare. Ecco, allora recupereremo in seguito il suo intervento. Se riesce a seguire, va bene, e poi recupereremo in un secondo momento il suo intervento, va bene? Nicola, andiamo avanti, per piacere, grazie. Allora, io sulle prossime due slide, le prossime due domande lascio la parola al collega Murgioni. Le prossime due slide scendono un attimo più in dettaglio su quelli che sono gli aspetti tecnologici. Prima abbiamo cercato di capire quali erano gli argomenti di interesse. Qui cerchiamo di capire quali sono le tecnologie specifiche che possono interessare. Ovviamente su alcune di questi bullet avete già dato delle risposte precedentemente, quindi vi chiedo se è possibile di non ripetervi, tanto recuperiamo l'informazione dall'intervento precedente. Come da giro passerei la parola all'ingegner Merola della Regione. Anche qui la domanda e ci sono i bullet, i punti che danno, come dire, scandiscono l'argomento in maniera sintetica, perché chiaramente non possiamo andare ad analizzare tutte le architetture hardware delle varie amministrazioni, ma soltanto i punti salienti che possono sempre servirci per indirizzare quelle persone che Allora, per quel entreranno. che riguarda i Grazie. A primi lei la parola, tre o ingegnere. quattro punti, ma anche i primi cinque, appunto, stiamo parlando di esami universitari molto corposi, ecco, anche più di un esame, per cui atteso che, diciamo, chi verrà, buona parte conoscerà abbastanza bene alcuni di questi aspetti. È inutile fare delle verticalizzazioni molto spinte, sia perché non c'è il tempo, sia perché diciamo, la situazione è troppo variegata. Per cui io mi orienterei soprattutto su capire quali sono, che cosa vuol dire un data center interno, che cosa vuol dire un servizio in cloud. Non mi soffermerei particolarmente sulla formazione sui sistemi operativi perché appunto il tempo non ci sarebbe, comunque non ci sono solo i sistemi operativi, ma attualmente abbiamo anche i sistemi di virtualizzazione. Da poco, almeno per Regione Campania, abbiamo anche attivato servizi di containerizzazione, quindi stiamo stratificando ancora di più quelli che sono, diciamo, tutta quella che è la parte, diciamo, di cosiddetta infrastruttura di base. Poiché la situazione è molto variegata, io mi limiterei a dire che cosa c'è, considerando che dall'altro lato ci dovrebbero essere persone competenti, quindi dovrebbero sapere abbastanza in termini di letteratura o se hanno già lavorato in termini più specifici e verticali. Idem dicasi per linguaggi di programmazione. Per quello che è Regione Campania, noi acquistiamo software o acquistiamo prodotti in riuso e abbiamo un soggetto che fornisce servizi di manutenzione, proprio visto la quantità del parco software disponibile, per cui non di solito il personale di Regione Campania, il personale tecnico di solito, a meno che non siano esigenze specifiche locali, non programma in proprio, perché poi
ci sarebbe l'impossibilità poi di poter garantire una manutenzione e evoluzione, attesa che poi ci sono le patch di sicurezza e tutto il resto. Quindi cerchiamo di avere comunque invece dalla progettazione all'esecuzione un supporto qualificato da parte di ditte qualificate, acquisite, la cui competenza è acquisita, i cui servizi sono acquisiti o con convenzioni o con contratti, con bandi di gara. Per quel che riguarda la parte dei framework tecnologici di sviluppo utilizzati e desiderati, qua, almeno per quello che è l'esigenza di Regione Campania, anche qui la situazione è la stessa. Nel senso che quello che noi vogliamo, come Regione Campania, è avere persone competenti di tutto questo, ma non siamo abbondantemente consapevoli che non saranno persone, i colleghi non saranno di categoria D o C che siano, non saranno coloro che poi operativamente faranno funzionare i sistemi operativi piuttosto che i servizi in cloud, saranno coloro che saranno chiamati a progettare, seguire le gare e effettuare la direzione esecuzione del contratto, il supporto al RUP, le verifiche di conformità, ma non saranno mai attivi in prima battuta nello sviluppo, appunto nella scrittura di codice piuttosto che nello sviluppo di quelle che sono le politiche di un firewall o altro. Proprio perché per la grandezza che ha Regione Campania e per la complessità, noi dobbiamo rifarci. Mi rendo conto che faccio riferimento a un'esperienza particolare rispetto a quella dei comuni più piccoli. E quindi anche con, diciamo, abbiamo dietro delle risorse che non hanno i comuni più piccoli, però noi non possiamo mettere la sicurezza di quello che è il nostro data center, di quelle che sono le politiche, diciamo, di accesso ai nostri dati, diciamo, gestite da del personale che, vuoi per malattia, vuoi per, diciamo, per altri incarichi, potrebbe lasciarci da un momento all'altro, per cui preferiamo comunque che il tutto venga gestito da soggetti qualificati e professionali. Analogamente vale lo stesso discorso per la parte di DBMS: noi utilizziamo Oracle piuttosto che MySQL, piuttosto che qualche altro prodotto, poi dipende dai prodotti. Noi abbiamo richiesto competenze di DBMS su tutti quelli che abbiamo, così come anche sulla parte diciamo delle piattaforme tipo di Identity Access o altro, management. Facciamo riferimento alla società che ci gestisce tutta la parte sistemistica. Le competenze specifiche in ambito web e CMS invece potrebbero essere utili perché, diciamo, nell'ambito di quelle che sono le competenze di un ente c'è anche la parte di comunicazione. Anche qui però le competenze sono molteplici. Io adesso non riesco a dirvi tutti quelli che sono gli strumenti di CMS perché, come vi ho detto poc'anzi, ogni direzione generale può creare dei propri ambienti, e quindi io sinceramente non me ne so dire uno piuttosto che due piuttosto che tre, tutti quelli una parte di quelli che stanno sul mercato, però per l'esperienza che ho è un tipo di competenza che laddove dall'altro lato c'è un informatico, l'informatico li acquisisce in maniera abbastanza rapida perché non stiamo parlando di veri e propri linguaggi di programmazione né altro, per cui su questo penso che un'infarinatura di base serve, cioè di generale serva, ma devo pensare che chi verrà a lavorare, comune, regione che sia, abbia già competenze del genere perché ha fatto degli studi informatici. Mi soffermerei invece su quelle che sono le tematiche più vicine al piano triennale dell'informatica, quindi le tematiche riguardo a che cosa vuol dire implementare una politica di servizi per il territorio, che cosa sono i servizi in cloud, cosa sono le piattaforme abilitanti, che cosa vuol dire interoperabilità e tutte le tematiche open data, cioè tutte quelle tematiche che, prescindendo dall'aspetto meramente tecnico più verticale, però sono quelle su cui poi si basano effettivamente i servizi al territorio, i servizi interni, i servizi ai cittadini, tutti quelli che sono i servizi, per cui poi il supporto è sì all'esterno, ma è anche il supporto a quelli che sono,
la parte politica piuttosto che la parte dirigenziale, che rispetto a queste tematiche non ne capisce assolutamente nulla, per cui ha bisogno di avere in loco, presso di loro, persone che sappiano di che cosa si parla. Questo è quello che, diciamo, è la mia opinione in generale per quelle che poi sono le esigenze per Perfetto, grazie ingegner Merola. Passerei quindi la parola all'ingegner Golia del comune di Maddaloni. il regime. Sì, eccomi. Io ribadisco la necessità, diciamo, di avere personale operativo. Qua non vedo la parte networking, a noi interessa molto la parte di integrazione di apparati in rete. Troubleshooting e persone che poi sanno eventualmente anche affiancate ai fornitori mettere mano a una macchina Windows piuttosto che a una macchina Linux. Non servono competenze in ambito programmazione perché non c'è sviluppo interno e diciamo sulla parte CMS noi al momento utilizziamo Joomla per la gestione degli articoli sul sito web. È interessante avere un'infarinatura generale sul discorso sicuramente dei web services, ma sempre di supporto poi alla definizione, di specifiche tecniche per l'eventuale interazione tra sistemi differenti. Grazie, quindi niente per quanto riguarda Open Data, non avete previsto nulla. C'è molto da Bene, costruire. grazie. Allora passiamo la parola adesso all'ingegnere De Kenno, Comune di Benevento. Eccomi, anche io questa volta devo diciamo, prospettare l'esigenza proprio di essere quelli della Regione Campania, quindi il ruolo che ci interessa per il personale che andiamo a acquisire è prevalentemente operativo, quindi una conoscenza, io non so quali siano i livelli di competenze richiesto per l'accesso al concorso, quindi quali sono i livelli di competenze verificate, però credo sia utile un tentativo di livellamento delle competenze di base, o almeno di scalare quelle che sono necessariamente competenze acquisite nel percorso di studi con quelle che sono nelle realtà degli ambienti di produzione, quindi architettura di rete, essenzialmente conoscenza di un minimo di sistemi di virtualizzazione, un minimo dal punto di vista della gestione, così come di firewall potrebbe essere utile. A livello di linguaggi di programmazione, anche noi non sviluppiamo in casa, però un minimo di diciamo, interazione con script PHP English potrebbe essere utile, come pure una conoscenza di amministrazione di ambienti base, di MySQL e di prodotti similari, creazione di almeno la creazione di database da mettere al supporto di CMS per esempio. Ovviamente sui nuovi siti, anche su quelli tematici, stiamo cercando di utilizzare WordPress per avere un minimo di uniformità e di facilità di gestione. E per il resto invece tutto quello che riguarda i temi e che funzioni del piano triennale, quindi compreso SPID, i pagamenti elettronici, eccetera, sarà necessariamente un pane quotidiano dei nostri colleghi, quindi è utile che venga approfondito per quanto possibile in questa fase. Grazie per il suo intervento, ingegner Volpe. Non la sentiamo. Allora, Io non lo sento, mi vogliamo. sentite? Adesso sì, Perfetto. prego. Allora, io sono in linea con quello che diceva il collega Merola. Qui la materia è vastissima ed è in continua evoluzione sono svariati anche i sistemi con cui abbiamo ogni giorno quotidianamente a che fare. Per esempio, mi riferisco agli ambienti di virtualizzazione che potrebbe essere utilizzato per esempio VMware, giusto per andare più nei particolari, come pure DBMS, noi gestiamo quasi tutto con DBMS Oracle, come pure framework tecnologico di sviluppo, noi abbiamo un piccolo laboratorio di ricerca e sviluppo dove quei software particolarmente semplici da realizzare che comporterebbero degli oneri spropositati, magari ci concentriamo, lo facciamo internamente, utilizziamo per esempio un framework che è PHP,
Ma questo perché? Perché i nostri esperti sono tarati su questo framework, ma oggi la tecnologia è evoluta, adesso si parla di interoperabilità, si parla di API, per cui non basterebbe un anno per formare le persone anche on the job, diciamo, su questi argomenti. E tenendo conto che sono soggetti che provengono dal mondo universitario, immagino che alcune di queste cose le abbiano già trattate come argomento di studio. Per cui ecco, mi soffermerei più che altro un approccio un po' più soft da questo punto di vista, andando a fare qualche intervento, per esempio sul cloud, qualcosa relativamente alle competenze in abito CMS, quindi giusto per gestire una pagina web, anche se la modalità di gestione spesso in parecchi enti è comunque affidata ad un operatore economico esterno. Ecco, per esempio, il Comune di Napoli gestisce il sito web in cloud. Veramente su questo argomento non saprei orientare assolutamente la formazione, se non magari ecco, rinviare all'attività on the job tramite affiancamento a chi oggi si occupa di queste tematiche una formazione, semplicemente questo. Grazie, Grazie. ingegnere Volpe. Dottoressa Balestra? In modo molto concreto e di operatività, sicuramente una formazione sull'architettura interna in cloud, sicuramente il DBMS che appunto sono indispensabili, allo stesso modo sono necessarie le competenze specifiche in ambito web, relativamente anche alle piattaforme abilitanti e sicuramente è necessaria anche la conoscenza per quanto riguarda l'interoperabilità. Operabilità e l'open data. Questo è il punto di partenza, poi dopo viene tutto il resto. Dottoressa, io immagino che l'architetto Petillo abbia ancora difficoltà. Mi ho notato che c'è un po' di lag tra quello che sente la sua risposta, quindi direi che potremmo integrare le sue risposte successivamente. Le avremo via mail, potremo integrare successivamente nel report. Quindi a questo punto passerei alla domanda successiva, che è la domanda 5, quindi quali sono le attività di gestione svolte sulle infrastrutture da parte dei funzionari e degli istruttori? Quindi già ci avete dato con le risposte precedenti un quadro, insomma, di quelle che sono le necessità, probabilmente anche quello che dovranno andare a fare. Avete la possibilità con questa quinta domanda ulteriormente approfondire, se ce n'è bisogno, di quali saranno appunto le attività pratiche, che queste persone andranno a fare nelle vostre amministrazioni. Riprendiamo quindi il giro dal dottor Merola, prego. Come detto già in precedenza, però in questo caso mi limito alla direzione, alla mia direzione, quindi direzione Università e Innovazione, quella che gestisce la componente digitale. Le attività richieste al personale tecnico sono quelle di governo dei contratti, quindi gestione di quelle che sono le attività di gestione dei contratti in termini di responsabile del procedimento nella direzione. Monitoraggio di tutte quelle che sono le attività dei servizi essenziali, quindi la parte di rete, di sicurezza, dei sistemi, di BMS e tutto il resto, posta elettronica, posta elettronica certificata, firma digitale, quindi il presidio di tutte quelle che sono le attività. Adesso sto dando un'indicazione, adesso a prescindere da categoria C e da categoria D. Poi abbiamo la parte che segue invece le attività in termini di piano triennale dell'informatica, quindi i temi sull'interoperabilità, sulla gestione delle API, su
sull'evoluzione del data center, sui servizi trasversali, quindi le piattaforme abilitanti, quindi tutte quelle che sono la parte di interazione, di gestione ed evoluzione dei sistemi, open data, tutto quello che riguarda la gestione delle tematiche da piano triennale dell'informatica. E in più, a fianco a questo, c'è stata tutta l'attività di presenza e attività che riguardano sia la commissione speciale agenda digitale, che è una delle commissioni inserite nella conferenza Stato-Regione, sia per quelle che sono le attività interregionali che sono svolte sotto l'egida sempre della conferenza unificata Stato-Regioni con un organo che si chiama CISIS. Anche l'interazione con Agid rientra tra le attività dove le regioni sono prima fila nell'interazione delle politiche di sviluppo della transizione digitale. In più abbiamo pure la tematica di sviluppo sul territorio, quella che dicevo all'inizio, quella della banda ultralarga, quindi quelle che sono le attività di infrastrutturazione di garanzia dei servizi per l'intero territorio regionale. Altra attività sicuramente riguarda la conoscenza di quelle che sono i piani operativi regionali, quelli del FESR in particolar modo, che ha al suo interno una quota parte significativa di risorse per l'innovazione e per la digitalizzazione dei servizi e delle infrastrutture. I rapporti di gestione e collaborazione con i fornitori, i rapporti di gestione sono sempre quelli attraverso quelli previsti dal codice degli appalti, quindi a partire dalla progettazione e quindi dal cosiddetto predisposizione del progetto del piano dei fabbisogni che accade di solito nell'anno, di solito, deve accadere per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito di convenzioni Consip. Così come invece in rapporto e gestione e collaborazione tecnica con i fornitori nella creazione di nell'attività presso le, nelle direzioni esecuzione contratto. Altra attività che avevo dimenticato e che poi viene richiesta al personale è quella anche della predisposizione dei capitolati tecnici che servono quando appunto devi avviare un'attività di fornitura di beni e servizi. O nel caso di convenzione Consip, il piano dei fabbisogni, che è sicuramente una forma più light di capitolato tecnico, fino invece al capitolato tecnico più hard, più significativo, quello quando si devono attivare invece servizi attraverso procedure non Consip o comunque non convenzione Consip, quindi accordo quadro, piuttosto che procedure vere e proprie di acquisizione di beni e servizi con gara o attraverso MEPA, se sotto soglia, o attraverso il codice degli appalti. Per esempio, vabbè, non vado oltre. Quindi queste sono le tipologie di servizi. Grazie, grazie ingegnere Merola. Ingegnere Golia, sì. Mi riallaccio a quanto già detto, l'attività prevalente di supporto sistemistico, quindi l'interazione con i fornitori sarà all'inizio di tipo tecnica anche per l'eventuale gestione follow-up di ticket di segnalazione. Va bene, grazie ingegnere Golia. Ingegnere De Kenno. Noi si tratta di un'attività fondamentale, come vedete in questa scheda, quindi attività di supporto sia di troubleshooting, quindi di individuazione dei problemi rilevati da parte degli utenti per la successiva gestione tramite ditte che ci fanno il supporto tecnico, che devono essere seguite dal personale interno dell'amministrazione, quindi diciamo, sia la gestione degli utenti che la gestione dei sistemi in termini di verifica dei passi almeno di primo livello va seguita, è pane quotidiano dell'attività, come pure i rapporti con le ditte che eseguono alcune lavorazioni. Grazie, Sebreno. Ingegner Volpe, prego. Allora, noi comuni di Napoli svolgiamo attività sia di supporto sistemistico e anche di sviluppo. Come dicevo prima, abbiamo un piccolo laboratorio, ma prevalentemente attività di supporto e sistemistico.
I nostri funzionari, la maggior parte, sono coinvolti in tutti i procedimenti, mi riferisco per esempio ai seggi di gara, quindi avere una formazione sul come si espleta una gara, come si espleti una gara è fondamentale, per cui non solo mi riferirei alle linee guida del codice, alla linea del codice, ma anche a quelle dell'ANAC, le linee guida dell'ANAC, su quali sono le modalità, diciamo, di aggiudicazione, quindi già a livello di disciplinare, quindi studio di un disciplinare, di tutti i documenti di gara, e poi tutti gli adempimenti successivi a quelli che sono gli affidamenti, quindi direttore dell'esecuzione di un contratto, quindi come, quali sono le modalità con cui bisogna rapportarsi, la maggior parte sono fornitori, per cui servizi erogati su un contratto che può essere anche triennale, quadriennale, e quindi una modalità di rapportarsi con i fornitori e quindi tutti gli adempimenti a carico di un per la gestione di un contratto pubblico. Quindi focalizzerei insomma la formazione sotto questo punto di vista, di figura di RUP, DEC, di commissario di gara. Semplicemente è la maggior parte delle attività di supporto che un funzionario deve garantire. Per quanto riguarda invece gli istruttori, loro sono più che altro, diciamo, dei punti istruttori, quindi collaborazione alla stesura di un capitolato speciale, collaborazione ad un disciplinare. Magari possono, sono attività di affiancamento a quello che è il di supporto al RUP o al DEC, quindi anche per loro insomma una forte conoscenza di quelle che sono le modalità di gestione di un contratto pubblico. Perfetto, grazie Ingegner Volpe. Dottoressa Balestra, prego, a lei la parola. Allora, per quanto riguarda la nostra situazione, non abbiamo funzionari o istruttori attualmente che si occupano in modo prevalentemente dei sistemi informatici comunali. Siamo un po' tutti autodidatti e ci prestiamo l'uno all'altro, nel senso che laddove sono richieste particolari conoscenze, chiediamo ai colleghi di, possono avere probabilmente la conoscenza, di aiutarci e di supportarci. Quindi sostanzialmente chi verrà a Montoro dovrà necessariamente svolgere una attività di supporto e di sostegno ai funzionari degli altri settori sicuramente, oltre che implementare proprio il servizio informatico comunale. E di conseguenza sarà chiamato anche a gestire i rapporti con i fornitori esterni, che possono essere i fornitori dei software come della rete telefonica e così via. Quindi dovrà avere necessariamente le conoscenze e il bagaglio come dire, necessario per gestire le procedure di gara, anche perché si renderà necessario come dire, aggiornare e sostituire tutto quello che è insomma, l'impianto informatico comunale. Quindi attività non solo proprio di implementazione del servizio, ma anche di supporto e di aiuto agli altri funzionari. Grazie dottoressa Balestra, vedo che l'architetto Petillo è uscito dalla stanza, passerei quindi alla domanda successiva, che è l'ultima di questo panel, in cui vorremmo sapere quali sono appunto gli argomenti di maggiore interesse per il project work che dovrà essere svolto come completamento del tirocinio, che avete a disposizione 3 minuti per la vostra risposta. Prego, ingegnere Mero. Adesso non ho numeri alla mano,
il numero di personale che verrà integrato in categoria D e C. Sicuramente non sarà uno l'argomento. Per quello che immagino io, il personale che verrà a fare gli stage presso la direzione sarà diviso nelle tre linee di azione che ho citato poc'anzi, cioè la parte sistemi, reti, la parte applicativi, la componente invece di piano triennale, interazione con agenda digitale e commissione speciale. Quindi a secondo, diciamo, delle tematiche che vengono poi svolte, ciascuno di loro per gruppi seguiranno gli ambiti dell'ufficio specifico. Tenete conto che la direzione ha quattro uffici che si occupano di informatica e quindi a secondo dell'inquadramento nell'ufficio di riferimento seguiranno le tematiche specifiche dell'ufficio presso il quale sono incardinati. Non riesco in questa fase a dire quali saranno gli argomenti potenziali interesse, però gli argomenti sono quelli che abbiamo comunque sviluppato e sviscerato in questo lungo e interessante confronto. Quindi se dovranno essere trovati gli argomenti saranno comunque nell'ambito di tutte quelle tematiche che abbiamo già affrontato abbondantemente. Abbiamo rimarcato, è stato rimarcato cosa è più importante e cosa è meno importante. Perfetto, grazie, molto chiaro, ingegner Merola. Passiamo all'ingegner Golia, prego. Sì, è anche per me è un po' presto poter pensare, diciamo, a un project work. Sicuramente potrebbe essere, diciamo, o su qualche progetto di aggiornamento tecnologico o di partenza di un nuovo servizio online. Grazie, ingegner Golia. Ingegner De Kenno, se... prego. Per quanto mi riguarda, quello che sarà fondamentale sarà il periodo di attivazione della parte project work, dell'inserimento di questa nuova figura. Quindi se fosse stato già in questi prossimi mesi avrei avuto una risposta sicuramente già in termini di integrazione con il sistema di monitoraggio e di analisi di funzionalità dei servizi. Se invece in una fase in cui sarà realizzato il project work ci troveremo a dover già avviare in fase di gara, addirittura di realizzazione del progetto che speriamo venga finanziato, allora le cose potrebbero cambiare e diventare, sicuro, diventare un rapporto tra quello che è l'attuale sistema, gli attuali sistemi di gestione comune in cui è implementare. Quindi io principio applicazioni delle cose che ci siamo detti in precedenza, quindi supporto sistemistico e conoscenza della macchina comunale in modo da poter essere di raccordo anche ai fornitori esterni. Nel pratico vediamo un po' più avanti magari cos'è attuale. Dottor Ingegner Volpe. In base al fabbisogno nostro, se non ricordo male i numeri, dovrebbero essere previste 10 figure, di categoria D e 30 figure di categoria C. Per queste io ho previsto, sentito il direttore generale, ho previsto che 5 di queste unità di categoria D fossero calate all'interno della struttura organizzativa proprio ICT, quindi la mia, che siamo in direzione generale, è incardinata in direzione generale, proprio a supporto di tutti i processi che attualmente noi seguiamo. Abbiamo una grossa fase di progettazione e realizzazione, come dicevo prima, legata al PON Metro, per cui
c'è veramente tantissimo da fare e questi ragazzi saranno affiancati a delle persone per poter nell'immediato capire qual è l'ambito di business in cui saranno, diciamo, proiettati. Per questi io auspicherei una formazione specifica comunque affiancata da temi di sicurezza informatica e privacy, proprio perché qualunque elemento, sia di networking, sia di application che di sistema, deve prevedere diciamo, la sicurezza informatica e la privacy by design. Per cui il focus è proprio questo, insomma, qualunque siano le competenze a cui queste persone fossero affidate, in ogni caso la componente di sicurezza e privacy deve essere una costante nel loro percorso formativo. Per quanto riguarda invece le altre figure, al di là dei 5 per il complemento a 10 e per gli istruttori informatici, alcuni dei quali ho previsto anche una loro allocazione presso la sede generale dell'ICT, ho previsto una distribuzione all'interno del comune di Napoli su alcuni servizi specifici dove siamo carenti da un punto di vista digitale, nel senso che ci manca quell'ultimo step per poter completare la digitalizzazione e in alcuni casi addirittura avviarla, perché abbiamo alcuni settori dove purtroppo la digitalizzazione è carente. Per cui abbiamo previsto delle unità su specifici settori che potrebbe essere quello del patrimonio, proprio per dare una spinta al completamento della digitalizzazione di quei settori. Benissimo, grazie Ingegner Volpe. Dottoressa Balestra, così possiamo chiudere il giro. Sì, allora sicuramente si renderà necessario, possiamo articolare un project work relativamente all'implementazione della digitalizzazione dei servizi ai cittadini. E un project work particolare potrebbe essere quello per noi nello specifico, perché avvertiamo questo problema, questa esigenza di digitalizzazione dei nostri archivi. Abbiamo, come dire, una marea di carte che ci inonda e avvertiamo la necessità di invece riportare tutto su un sistema di utilizzo e di gestione molto più, come dire, a linea con i tempi. È sicuramente un progetto che insomma, faccia l'occhiolino a questo problema non è sbagliato. Grazie, dottoressa Balestra. Ripasserei la parola a Nicola che voleva integrare. Prego. Allora, volevo giusto fare una piccola, diciamo, chiarimento o introduzione al discorso del project work, perché il project work è un elemento imprescindibile diciamo, del bando di gara e del corso concorso. Il project work, come previsto dal bando di gara, diciamo che viene scelto in un panel di argomenti dal candidato, ma deve essere concordato ed approvato dall'amministrazione presso il quale farà il project work. Quindi, in un certo senso, è un ragionamento in termini di tesina da lavoro da assegnare che va fatto un po' a tre. Non è necessario chiudere oggi il concetto del discorso del project work perché noi oggi volevamo lanciare sostanzialmente un sasso nello stagno. È evidente che non possiamo immaginare che su 100 candidati, anzi 100 più 100, su 200 candidati possiamo immaginare 200 project work perché sarebbe chiaramente, come dire, un po' complesso gestirli per tutti, perché sono una sorta di tesina, è come se avessero un relatore all'interno dell'amministrazione, dal punto di vista schematico e concettuale.
Per cui, specialmente per le amministrazioni più grandi che fanno un'acquisizione di alcune decine di lavoratori, e parlo della Campania, che sostanzialmente ne somma una quarantina, così come il Comune di Napoli, che anche lui sostanzialmente ne somma una quarantina, gli altri hanno, diciamo, delle unità che vanno ad acquisire da 1 a 5 a seconda della dimensione del comune, per cui specialmente per quelle che assorbono più unità potrebbe essere interessante diciamo clusterizzare gli argomenti di Project Work sia in una logica di utilizzo, perché poi alla fine è una sperimentazione, è un modo per cimentarsi, di utilizzo degli argomenti, come diceva prima l'ingegner Volpe, che aveva già immaginato dove collocarli, e quindi, anzi, avevano stabilito più che immaginato come collocarli, e quindi già in qualche modo si possono clusterizzare 4-5 argomenti da finalizzare. Sia magari anche quelli che acquisiscono un'unità, a finalizzarli su qualcosa di più pratico. Quindi io direi di lasciare aperto un attimo, di non chiudere l'argomento Project Work, ma di lasciarlo come un punto d'inizio. Se fino al prossimo incontro previsto per il 27 riuscite a darci dei riscontri, li inseriamo nel report, diciamo, finale, altrimenti ci riaggiorniamo su questo specifico argomento durante l'evoluzione, prima chiaramente dell'attivazione, per poter stabilire, come dire, il decalogo dei project work che da una parte noi dovremmo guidare, da un'altra parte voi dovete in qualche modo ratificare. Ecco, quindi ci tenevo a fare questo piccolo ragionamento. Poi, sinceramente, vi ringrazio per i contributi che avete dato sulle domande, perché per quanto possono essere sembrate molto eterogenee, in realtà possono essere clusterizzate tra di loro. Ed è vero che abbiamo due grandi blocchi: quelli che hanno necessità più di gestire dei processi, delle procedure, e quindi hanno necessità di avere come un punto di vista ampio, più generalista, quindi sapere tutto e forse avere grande competenza ma poca esperienza o poca profondità sugli argomenti, e quelli che invece hanno bisogno invece di avere dei tecnici veri e propri. Anche se dal punto di vista tecnico vi devo ringraziare, perché ci avete tagliato moltissimo l'argomento, perché poi alla fine stiamo parlando di un supporto sistemistico di troubleshooting, di rete e sulla parte CMS, ci avete anche in qualche modo filtrato tutta la parte di sviluppi, perché poi alla fine le ore sono poche, quindi più di tanto non si potrà andare. Per questo avevamo necessità di stabilire un po' con voi le priorità. Penso che sia stato molto interessante e che veramente una prima scrematura ce l'abbiate data. Lascio la parola alla dottoressa Citarelli per, diciamo, la parte di chiusura. Grazie Nicola, ovviamente mi associo ai ringraziamenti e all'assoluta necessità di aver avuto con voi questo primo confronto, ecco, e che sicuramente non terminerà qui, andrà sicuramente avanti. Aggiungo, per quello che riguarda il punto centrale del Project Work, che naturalmente si ha l'esigenza, soprattutto per le grandi amministrazioni, penso soprattutto alla Regione Campania e al Comune di Napoli, Benevento, eccetera, che ci sarà sicuramente necessità di un raccordo con i vari uffici, direzioni presso i quali i candidati andranno a prestare servizio. Per cui quello che vi chiederemo, ecco, e su questo argomento potremmo continuare nella seconda sessione del 27, è di farvi appunto da referenti all'interno appunto della vostra amministrazione, per cercare di capire effettivamente quali saranno i flussi e le attività nei quali i candidati verranno impegnati, approfittando fin da subito del periodo ovviamente di training on the job, in modo da integrare in maniera sinergica training on the job e formazione. Quindi sicuramente noi vi invieremo le domande, vi invieremo le slide via mail subito dopo questo incontro, e vi chiedo di riflettere ulteriormente su questo punto, sul punto del Project Work, raccordandovi con le varie direzioni, uffici, colleghi, con i quali si intende ovviamente avvalersi del servizio di queste persone, e naturalmente quale sarà il prossimo step.
Ovviamente grazie a voi abbiamo già un'idea abbastanza già più ristretta, no? Abbiamo circoscritto, come diceva Nicola poc'anzi, l'ambito, e da quello che abbiamo, diciamo così, potuto capire, ritornando ai contenuti un attimo della formazione, diciamo così, trasversale, che è quella che ovviamente fruiranno tutti, c'è cioè l'esigenza da una parte di ovviamente dare, di livellare, come qualcuno di voi ha sottolineato, quindi c'è l'esigenza di allineamento di alcune competenze e conoscenze di base su tutti gli aspetti che riguardano l'attività amministrativa e l'attività contrattuale ovviamente della pubblica amministrazione. E questa ovviamente è una, diciamo un tipo di formazione che riguarda tutti, abbiamo detto, non soltanto le figure specialistiche dell'ICT, ma un po' anche tutti i funzionari ovviamente coinvolti in questi processi. E su questo punto vi voglio informare che naturalmente questi corsi, questi MOOC, saranno aperti anche ai funzionari dei vostri comuni, della regione, che eventualmente vorranno fruire di questa formazione. Per cui laddove la vediate, la necessità di far partecipare a questi MOOC anche personali dirigenti dei vostri enti, ovviamente i MOOC saranno aperti. Quindi perché proprio in questo senso riteniamo fondamentale, così come emerso dalle vostre anche parole, che ci sia una, diciamo così, diffusione di informazione, conoscenza, chiamiamola cultura di, no, di base in campo sia amministrativo, sia in termini proprio di competenze generali diffuse, no, di competenze digitali diffuse. Competenze che andremo poi a specializzare invece in senso tecnico per le figure ICT nel corso appunto di formazione specialistica, a cui metteremo mano insieme a Nicola e a Mauro fin da subito dopo aver chiuso questo focus group. Quindi i prossimi compiti saranno da parte nostra ovviamente presentare una proposta di articolazione del percorso specialistico che discuteremo insieme appunto il 27, prossimo 21, sempre con la stessa modalità, quindi ci incontreremo ovviamente online, e da parte nostra indicarci ovviamente gli argomenti in maniera più puntuale rispetto ai project work. In questo modo riteniamo che dopo il 27, quindi in concomitanza con l'apertura, con la partenza della formazione trasversale, possiamo restituirvi un programma e una rosa di argomenti sul quale poi ci confronteremo in maniera più dettagliata appunto successivamente. Quindi avremo a questo focus group, seguiranno degli incontri mirati per la definizione e la scrittura dei project work. Il nostro obiettivo è arrivare in sostanza a fine agosto, massimo settembre, con l'aver chiuso sia la progettazione specialistica, quindi, sia il project work. Su questo ovviamente, se siete d'accordo e se non avete criticità o particolari esigenze che vorrete, ovviamente manifestarci. Quindi questo è un pochino lo scheduling a cui stiamo pensando. Quindi per ora che dirvi, ci resta solo ringraziarvi veramente. E vi manderemo le slide. Per l'architetto Petillo ovviamente ci risentiamo in modo da poter integrare anche le osservazioni della sua amministrazione, le esigenze della sua amministrazione nel report, e ci diamo a questo punto appuntamento per il prossimo 27 luglio. E su questo appunto vi chiedo già disponibilità, vorrei sapere se sarete tutti presenti con noi su questa materia.
Basta anche una risposta in chat se non volete appunto rispondere per microfono, però ecco, se mi date un cenno sulla vostra partecipazione il 27 in modo che ci aiutate ad organizzare al meglio la sessione. Perfetto. 27 non ci dovrebbero essere problemi, quindi confermo la presenza e vi ringrazio per Grazie a questa lei, dottoressa. Utilissimo avere veramente tutti i punti di vista, dall'ente più piccolo a quello più grande. È emersa ovviamente la divergenza, no? La diversità giustamente di ruolo e di funzione tra la regione, ovvio che sia così, tra la regione che ha soprattutto un ruolo di supporto e di mediatore, no? Con gli enti su tutta una serie di aspetti, per cui all'ingegnere Vito Merola veramente un grazie particolare, perché poi ovviamente sarà con lui che avremo una interlocuzione più fitta proprio per coordinare al meglio gli sforzi su questa attività. L'architetto Pitillo sarà in viaggio. Architetto, non si preoccupi perché la recupereremo, quindi dovunque sia avremo modo di recuperarla e integrare tutti i suoi commenti. E l'idea è quella, ovviamente, dopo aver chiuso il programma, di organizzare un evento con tutti gli altri enti territoriali che hanno aderito al RIPAM Campania per poter condividere ovviamente il programma formativo in generale e poter ovviamente avere la possibilità di integrare eventuali ulteriori esigenze ove appunto espresse. Quindi con questo io ringrazio tutti, è stato un piacere conoscervi e naturalmente la collaborazione continuerà. Grazie a tutti, ringrazio in particolar modo anche Nicola, Mauro e la nostra tutor che è stata in background, Federica Michele, e vi do appuntamento al 27 prossimo 21. Buona giornata a tutti. Siamo solo noi. Non ancora. Sì. C'è ancora il dottor De Cenno dentro, De Kenno. Non so Ma se io vogliamo rimanere qui a fare un veloce debriefing o vogliamo passare su E siete Skype. d'accordo a restare qui? Così intanto chiedo se Federica è ritornata nella sua postazione, l'ho promossa relatrice, quindi può anche attivare il microfono se vuole, altrimenti con lei ci sentiamo dopo. Però secondo me è importante a caldo fare alcune considerazioni perché sono emerse cose su cui appunto lavorare e almeno per quanto mi riguarda. Ho avuto abbastanza sollecitazioni, quindi. Allora, ti direi che io mi sono segnato un po' di punti interessanti, però sarebbe, adesso non so come funziona, però sarebbe molto importante avere, se fossimo all'università, lo sbobinamento della Allora, vi lezione. mando l'audio, vi faccio mandare l'audio, intanto interrompo la Perché. registrazione, metto in pausa, interrompo la registrazione.